Ma il tema è estremamente complicato e delicato, che a volte si fa fatica a parlare perché bisogna misurare anche le parole. Intanto credo che la prima cosa che debba, la prima cosa che deve essere messa in chiaro è che il Partito Democratico è fortemente convinto della opportunità di fare un nuovo ospedale. Questo deve essere fuori dubbio, nel senso che se vogliamo essere riformisti, se vogliamo essere moderni, se vogliamo il bene della nostra comunità, dobbiamo essere consapevoli che un nuovo ospedale è comunque una opportunità per i nostri cittadini, è un'occasione per migliorare anche il livello delle prestazioni. La demagogia che fa la minoranza, il funerale, chiudiamo il Santa Croce, io credo che serva soltanto a tentare di recuperare qualche voto in più. Sappiamo bene quanto alcuni gruppi politici presenti non solo a Fano ma anche nel nostro paese vivono sulla demagogia, ma con la demagogia non si risolvono i problemi. Con la demagogia si fanno le dichiarazioni, magari in campagna elettorale si prende qualche voto in più, sì, poi dopo quando sei all'atto pratico delle cose ti capita che in 2 mesi devi cambiare 6 assessori al bilancio. E allora governare e assumersi le responsabilità nei confronti dei cittadini è un'altra cosa. La demagogia può andar bene in certi momenti, ma rispondere ai problemi dei cittadini e governare i processi che danno le risposte ai cittadini è un'altra cosa. Dico questo perché se per difendere il Santa Croce, un ospedale che ha 100 anni di vita, dobbiamo fare una battaglia, io credo che siamo fuori luogo. Dobbiamo avere la consapevolezza che il nuovo ospedale è un'opportunità per la sanità, un'opportunità per i cittadini, un'opportunità per dare servizi migliori e perché no è anche un'opportunità per fare un investimento di 200 milioni nel nostro territorio, che di questi tempi credo che non faccia male. Ecco, io credo che un investimento di questo genere non può essere vissuto come una disgrazia, deve essere vissuto come un'opportunità, deve essere vissuto come un'occasione, anzi dovremmo dire che visto che la Regione Marche ha prima chiuso la vertenza Fermo, poi chiuso la vertenza Salesi, adesso vorrebbe concludere il percorso della realizzazione dell'ospedale Marche Nord che ha avuto inizio con l'approvazione della legge, se non erro 9 o 10 anni fa, nel 2007. Io credo che il dibattito che stiamo facendo noi è un dibattito tutto prettamente fanese e pesarese, dove a Fano si sente un po' di più la logica del campanile, ma fuori da questi due comuni vi garantisco per esperienza quotidiana che il dibattito che stiamo facendo noi anche questa sera è un dibattito che non coinvolge i sindaci di questo territorio, non lo sentono proprio, perché i sindaci di Cagli, di Frontone, di Serra Sant'Abbondio, di Frontino, di Carpegna, di Monte Calvo in Foglia, di Belfort Alisauro, di Lunano, interessa avere i servizi sul territorio, interessa avere il pronto soccorso H24, interessa avere delle strade percorribili, interessa avere la possibilità di arrivare in un punto di primo intervento
nel giro di poco tempo. E quando per esigenze istituzionali giro questi territori, anche nei giorni scorsi, insomma, ci dicono: ma di che cosa state a parlare? I sindaci ci dicono: di che cosa state a parlare? Cioè, state discutendo voi di Fosso Seiore e Muraglia, che sono 3 chilometri l'uno dall'altro? State parlando voi di Chiaruccia, Fosso Seiore, Muraglia o Case Bruciate, quando noi per andare al pronto soccorso ci mettiamo, se va bene, un'ora? Ecco, questo è il dibattito fanese, il dibattito pesarese. Negli altri 57 comuni i problemi sono altri, sono diversi. E di questo ne dobbiamo, se siamo classe dirigente, dobbiamo farcene carico, perché non è che possiamo far finta che il dibattito dell'ospedale finisca qui stasera alla Mimoteca di Fano. Perché c'è un territorio, ci sono 360.000 abitanti che hanno tutti la stessa dignità e hanno tutti gli stessi diritti di essere curati, di andare all'ospedale, di avere l'emodinamica, di avere la neurochirurgia e di avere quei servizi che altrimenti, se non facessimo un ospedale di secondo livello, non ci sarebbero. Non ci sarebbero non solo per i pesaresi e i fanesi, ma neppure per quelli che abitano nel resto del territorio. Perché dico questo? Dico questo perché a me, sinceramente, il tema del sito non mi ha mai appassionato più di tanto. A me interessa il risultato. Interessa il risultato perché è il risultato che deve dare le risposte adeguate ai cittadini. Sappiamo bene come un nuovo sito, un nuovo plesso, moderno, strutturato, con nuove tecnologie, attira sicuramente anche le migliori professionalità che ci sono sul mercato, che ovviamente, se permettete, insomma, in due plessi, in due siti come Santa Croce e San Salvatore, che in parte perdono un po' di pezzi o che non sono magari neanche totalmente a norma, credo che i professionisti, quelli di grande valore, di grande prestigio, farebbero fatica a venire. E sono quelli che ci curano, sono quelli che ai quali ci rivolgiamo quando abbiamo bisogno, sono quelli dai quali andiamo quando stiamo male, e se non siamo soddisfatti andiamo fuori, che non andiamo non solo nelle sanità privata, ma andiamo a Bologna, andiamo a Milano, andiamo a Roma, andiamo dove sappiamo che ci sono dei professionisti bravi per quella specialistica, perché tu in quel momento c'hai un determinato problema. E quindi dico, non mi ha mai appassionato più di tanto il tema del sito. Certamente anch'io sono di Fano, so bene che abbiamo un sito come quello di Chiaruccia, che ha un'ottima viabilità in piano e alle porte della città, però tutti e quattro i siti hanno i loro limiti, le loro opportunità e i loro limiti, perché Chiaruccia è un problema, è un'ottima opportunità per noi fanesi, ma lo sappiamo che non dobbiamo realizzare l'ospedale di Fano, dobbiamo realizzare come minimo l'ospedale di Fano e Pesaro, e comunque per un territorio ben più vasto, tenendo conto che gli altri ospedali che rimarranno saranno quello di Urbino e in parte quello di Pergola. Quindi Chiaruccia è sicuramente un'ottima opportunità, Fosso Seiore è sicuramente un'opportunità dal punto di vista politico, perché visto il dibattito che dicevo prima che non mi appassiona e che sicuramente non appassiona i sindaci e le popolazioni delle aree interne, è sicuramente un'opportunità dal punto di vista politico, perché un sito come quello, anche se in un luogo dal punto di vista ambientale delicato, ma non farebbe uscire vinti e vincitori. Ci sarebbe comunque un equilibrio sul sito fra le due città. Dopodiché io dico anche che, per quello che mi riguarda, non c'è opera pubblica più importante di un ospedale, quindi siccome non stiamo immaginando di andare a lottizzare un territorio per farci le villette, un sito come quello di Fosso Seiore, dal mio punto di vista, potrebbe essere comunque un sito che per un ospedale potrebbe anche essere utilizzato. Muraglia c'ha altri problemi. Muraglia è sicuramente un sito che permetterebbe di fare un unico ospedale, perché la radioterapia non verrebbe trasferita, la medicina nucleare. È sicuramente un po' compresso dal punto di vista degli spazi, è dentro Pesaro, sicuramente dalla viabilità ci si può arrivare magari meglio con l'autostrada che con una viabilità diretta Fano Pesaro. Case Bruciate è un po' come Chiaruccia, non ha la superstrada, però è di fronte al casello dell'autostrada di proprietà di Marche Nord, è sicuramente un sito che
Se Chiaruccia fa fatica ad essere digerito dai pesaresi, ovviamente Case Bruciate fa fatica di essere digerito da noi fanesi. Ora, per venire alla conclusione, io credo che intanto il Presidente della Regione ha scritto ai due sindaci di Fano e di Pesaro chiedendogli di dare una risposta relativamente al tema dell'accordo di programma, si va alla conclusione, relativamente al tema dell'accordo di programma che riguarderebbe l'eventuale realizzazione del sito a Fosso Siore, e credo che entro 30 giorni comunque i due consigli comunali dovranno in qualche modo esprimersi. Dopodiché nel frattempo c'è stata un'accelerazione fatta da una parte dei sindaci di questo territorio che ritengono, non di questo territorio, della provincia, che ritengono che si debba inserire un criterio relativamente all'area pubblica, su cui possiamo anche ragionare. Evidentemente, insomma, si fa fatica a dire di no al criterio dell'area pubblica, perché insomma è un po' problematico, ma dobbiamo avere anche la consapevolezza che se si dice di sì al sito sull'area pubblica, si mette il criterio dell'area pubblica, un sito salta, cioè non sono più 4, ma sono 3 i siti. Non sono più 4, sono 3, e di questo dobbiamo avere la consapevolezza. Per cui io dico, secondo me è sbagliato fare la demagogia sul tema della sanità, è sbagliato fare la demagogia sull'ospedale, non porta bene neppure a chi la fa. Si è accarezzato il referendum, si è spiegato alla gente che si raccoglievano le firme perché qualcuno voleva chiudere il Santa Croce. In verità non è stata fatta tanta confusione, non sono state date le informazioni giuste. Io credo che tutti abbiamo il dovere, il diritto dovere, di spiegare ai cittadini che cosa significherà la realizzazione di un nuovo ospedale, che sarà un'opportunità per tutti i cittadini e per il resto del territorio. Un nuovo ospedale non può essere vissuto come una disgrazia, deve essere vissuto come un'opportunità. Non è chiude il Santa Croce, no, andiamo verso un nuovo ospedale migliore rispetto a quello che c'è oggi, che ti dà opportunità migliori, che ti fa curare meglio. Quando ci si parla con la gente, vedo che la gente ascolta e capisce. Quando si fa la demagogia, ovviamente la gente va dietro alle questioni più di pancia. Però io ritengo che alla minoranza, chiudo veramente, non interessi più di tanto se si farà o non si farà il nuovo ospedale. Alla minoranza interessa prevalentemente, perlomeno quella che ha presentato i documenti, interessa prevalentemente fare una battaglia politica contro l'amministrazione, contro il sindaco, dando le colpe, ha deciso il PD, ha deciso qualcun altro. Qui non ha deciso nessuno, il sindaco è andato con un mandato alle riunioni. Io avrei preferito, chiedo un minuto Presidente se me lo concede, vorrei sviluppare un ultimo concetto, avrei preferito che ci fosse stato un accordo. Questo accordo non c'è stato, non è stato possibile, non dico di chi è la colpa, dico che non è stato possibile, quindi non c'è stata la possibilità di chiuderlo. E dopodiché a questo punto il sindaco, se sabato dovrà andare in assemblea, credo che debba avere un mandato ampio per portare a casa il miglior risultato per la città, il miglior risultato per Fano e per la città e per la nostra comunità, di cui poi dovrà anche esserne orgoglioso e conseguente. Io mi auspico che il risultato che porterà a casa sarà un risultato buono, un risultato ottimo. Questa opportunità in questo momento è nelle sue mani. Se la smetta di dire a chi l'ha detto che il PD condiziona il sindaco, che il PD ha deciso a provinciale, regionale, noi facciamo il nostro lavoro. Facciamo il nostro lavoro di amministratori seri e rigorosi di questa città, rispettiamo il territorio, ma abbiamo anche la consapevolezza che mentre governiamo la città di Fano siamo in un contesto più ampio e l'ospedale non è solo l'ospedale di Fano. Quindi chiudo dicendo che l'assemblea spero che sabato si possa svolgere nelle migliori condizioni. Il sindaco ha
mandato per poter portare a casa il miglior risultato della città. Il PD questo mandato glielo ha dato e io spero che il risultato sia un risultato che possa dare orgoglio a questa città. Non credo che ci sia altro da aggiungere. Grazie. Grazie consigliere Minardi. Non ho altri iscritti a intervenire. Ci sono delle richieste? Bene, altrimenti... Qualcuno vuole intervenire? La consigliera Magrini, prego. Allora, Marianna Magrini, Progetto Fano. Allora, parto dall'ultimo intervento del consigliere Minardi. Ovviamente credo che siamo tutti d'accordo, quindi qua, perché abbiamo parlato tutti, quelli che sono intervenuti almeno fino adesso, di lealtà, coerenza e soprattutto di diritto alla salute di tutti quanti. Quindi questo penso che sia il concetto che ci mette tutti d'accordo e perlomeno questo mi fa piacere. Il consigliere Minardi ha parlato di nuovo ospedale come opportunità del territorio e su questo credo anche qua che siamo d'accordo, perché dobbiamo poter dare a tutti i cittadini una struttura in grado di garantire proprio il diritto alla sanità, quindi di accorciare le liste d'attesa, di avere delle eccellenze nel nostro territorio, perché attualmente quello che vediamo che succede è una mobilità passiva sempre in aumento. Io stessa l'anno scorso per potermi operare sono dovuta andare fuori regione, con dispiacere, però vedo che non sono stata né la prima, non sono l'ultima e non lo saremo neanche noi. Quello che ho sentito stasera, che mi ha un po' stupito, è il fatto di il sindaco andrà sabato all'area vasta con il mandato da parte di tutta la maggioranza di portare Chiaruccia. Ma fino adesso perché non è avvenuto questo? Noi nella mozione che abbiamo presentato proprio dicevamo che il sindaco, come poi aveva anche dichiarato lui, era stato da solo a fare la battaglia di Chiaruccia. Allora perché fino adesso lui è stato da solo e solo la seconda riunione di area vasta ha il mandato da parte di tutta la maggioranza di portare Chiaruccia? Perché questo non è avvenuto prima? E poi vedo che a gennaio è stato portato comunque un ordine del giorno approvato da 20 consiglieri su 24, in cui proprio si diceva e si chiedeva, si impegnava il sindaco e la giunta di mantenere i due presidi ospedalieri di Fano e Pesaro su basi di pari dignità e nel portare a compimento il progetto del nuovo ospedale che collochi lo stesso in un luogo idoneo, baricentrico e facilmente accessibile. Quindi fino adesso, prima di questa sera, abbiamo sentito comunque interventi da parte della maggioranza, chi difendeva spada tratta Chiaruccia, chi assolutamente no fosse Segliore, chi invece diceva che il sito migliore poteva essere Muraglia. Allora questa coerenza, questa lealtà e questo mandato probabilmente doveva essere dato prima al sindaco e non che lui doveva fare questa battaglia da solo come lui ha dichiarato fino adesso e oggi ci si viene a dire che invece questo mandato ce l'ha a larga da tutta la maggioranza e viene chiesto anche noi, perché poi è quello che abbiamo anche chiesto nella mozione. Nella mozione chiediamo anche poi il mantenimento del Santa Croce. Mantenimento del Santa Croce sia per Fano che per le vallate, perché non credo che l'ospedale sia un argomento che interessi solo Fano e Pesaro, tutt'altro. L'ospedale è un argomento che interessa tutta la provincia, perché se chiude Fano chiudono gli altri presidi, comunque in ogni caso ne viene meno il diritto alla salute di tutti i cittadini. E siccome parliamo di un ospedale e mi piace dire che anche il consigliere Minardi ha parlato di nuovo ospedale, non di ospedale unico, di secondo livello, ma che ci vorranno, penso, diversi anni per poterlo realizzare. Quindi fino allora cosa facciamo? Cosa succede a Santa Croce? Perché non ci impegniamo come consiglio comunale in modo tale che in questi anni in cui parliamo di un nuovo ospedale, di un ospedale di secondo livello che abbia le eccellenze e ci permetta di abbattere queste lunghe liste d'attesa, di abbattere la mobilità passiva, ben venga. Ma intanto cosa ne viene del nostro Santa Croce? Alcuni servizi, anziché, ho sentito dire persone che lavorano all'interno dell'ospedale che ci sono delle sale operatorie che sono molto meglio di ospedali che sono anche fuori regione, che sono più nuove, che sono state inaugurate da poco. E quindi perché dobbiamo parlare adesso di chiudere queste cose che abbiamo inaugurato poco fa? Ci sono lavori a Santa Croce, ci sono lavori a San Salvatore di Pesaro, quindi noi adesso investiamo soldi pubblici per portare delle migliorie in questi due presidi ospedalieri e poi dopo
non sappiamo cosa andiamo a finire, perché stiamo continuando a fare una battaglia su dove fare questo ospedale unico, ma parliamo di nuovo ospedale, manteniamo queste comunque questi presidi che abbiamo sul nostro territorio, per i quali abbiamo fatto degli interventi e stiamo tuttora facendo degli interventi. L'altra cosa che ho sentito dire anche da altri, anche dalla consigliera Brunori, appunto, che il Santa Croce è stato ristrutturato, sono stati investiti. Bene, continuiamo su questa strada, ma non parliamo allora di ospedale unico, perché altrimenti investiamo in questo momento nel Santa Croce, che tuttora anche quello che era stato gli impegni che erano stati presi con l'ordine del giorno di gennaio del 2016, non abbiamo risposte, però, come la chirurgia d'emergenza H24, purtroppo, dico anche. Quindi manteniamoci su questa strada, parliamo di un nuovo ospedale con delle eccellenze, e su questo posso essere pienamente d'accordo e sono disponibilissima, ma non parliamo solo di ospedale unico e non continuiamo a litigare da una parte e dall'altra se Chiaruccia, se Fosso Seiore, se Muraglia o altro, quando non abbiamo comunque una risposta per quello che succederà adesso e per quello che succederà nei prossimi anni. Io questo chiedo, e soprattutto chiedo che la mozione che abbiamo portato, appunto, dove chiediamo il mantenimento perlomeno del Santa Croce per le nostre vallate, ma che possa comunque mantenere quei servizi di base che sono necessari non solo per noi cittadini fanesi, ma anche per tutto il territorio limitrofo, sia fondamentale per tutti quanti. Grazie. Grazie consigliere Magrini, ora la parola al consigliere Del Vecchio, che prima ha illustrato la mozione, ora può fare il suo intervento. Poi segue il consigliere Santorelli. Chiude Santorelli. È da poco arrivato. Bene, intanto mi fa piacere che c'è stato comunque un largo dibattito tra i consiglieri, che era anche il motivo per cui abbiamo presentato la mozione, perché credo che sia importante anche per la città, visto che lì rappresentiamo i cittadini, poter discutere di questo tema che ha tante sfaccettature, qui stasera sono state presentate in tanti modi, in tante maniere, e che ha tanti anche punti di vista, anche diversi. Però purtroppo bisogna anche essere realistici. Stamattina sui media e sui giornali Ricci ha deciso per tutti, questo è emerso questa mattina. Ha deciso per tutti, ha detto che tutto quello che avevamo fatto fino adesso non gli interessa, e con un gruppo, maggioranza in questo caso, perché se andasse sabato con quel numero in area vasta probabilmente avrebbe la maggioranza, vuole andare per dire è Muraglia il nuovo ospedale. Questo è inutile che ci giriamo tanto attorno, non mi fa piacere, penso che non, come ho sentito alcuni consiglieri anche di maggioranza dire che non gli fa piacere questa visione, ma così è, questa mattina così hanno scritto, così hanno dichiarato, probabilmente truccando anche l'algoritmo, come abbiamo detto prima, che è molto probabile che sarà così. E quindi al di là al netto di tutti i ragionamenti, di quello che si può o non si può fare, questa però è una decisione, se così sarà votata e quindi così si realizzerà, che porta a dire inevitabilmente e con grande dispiacere che comunque questa amministrazione, questa giunta passa alla storia come quella che ha chiuso Santa Croce. Questa è la conseguenza diretta di questa soluzione, perché questo è. Purtroppo dico, perché non mi fa assolutamente piacere dirlo. Si potrebbe stare a parlare di tanti argomenti che hanno citato, sui servizi che mancano o non mancano, o sul progetto che è serio o non serio, ma il risultato purtroppo da questa definizione. Allora io vi invito, al di là, ripeto, di tanti ragionamenti che potremmo fare qui oggi, a valutare bene, perché ho sentito il capogruppo del PD Baiocchi dire votiamo assolutamente contro questa Bacchiocchi, scusa, ho sbagliato il cognome, può capitare. Ho sentito Bacchiocchi dire che non voterà a nome di tutto il gruppo, ovviamente,
la mozione. Io credo che non l'avete letta proprio in maniera approfondita. Basta prendere l'ultimo paragrafo che lo riassume e che dice in maniera molto semplice: considerato che si è già deciso, la regione ha deciso, perché non decide il comune, non è la nostra responsabilità, che il Santa Croce e l'ospedale verrà realizzato a Fososeore, perlomeno questo ha detto la regione fino a qui, poi sabato probabilmente dirà che è Muraglia, perché gli altri tutti insieme diranno Muraglia, come si sapeva già da un anno e mezzo fa. Però al di là di questo, visto che c'è questa prospettiva politica, questo dice la mozione, chiediamo con questa mozione al sindaco, alla giunta, di farsi carico di salvaguardare il Santa Croce, perché, lo dicevamo in questo ultimo paragrafo, anche se decidete sabato di fare l'ospedale a Muraglia, certo, però passeranno 15 anni prima che sta cosa vada in porto. Ve l'ho detto anche prima, deve andare bene se passano 15 anni, perché fermo, ve lo ribadisco, iniziato all'inizio del 2000, è stato inaugurato credo quest'anno, mi sembra, l'anno scorso, insomma da poco, quindi 15-16 anni. Ora, in questo lasso di tempo molto lungo, cioè, dobbiamo con forza noi andare lì con un mandato politico, andare lì in area vasta intendo, il sindaco deve andare lì con un mandato e dire ok, avete voluto decidere, visto che se non vi volete prendere la colpa, avete voluto decidere Muraglia, però qui i prossimi 15 anni l'ospedale Santa Croce non è che può chiudere come ha fatto quello di Fossombrone o di Cagli, cioè deve rimanere nei suoi servizi, perché questa è strategia politica alla fine, cioè con quale, io voglio capire una cosa, ma con quale mandato reale del Consiglio Comunale ci va il sindaco sabato a argomentare rispetto alla volontà della città di Fano? Cioè chi decide? Decide il Consiglio Comunale o qualche partito che dice sindaco va a rappresentarci? No sindaco, ci va il sindaco, ci va in rappresentanza dei consiglieri comunali, dei cittadini, quindi no dei partiti che rappresentano la maggioranza, se vi fosse sfuggito questo elemento, perché voi al momento avete solo un ordine del giorno votato a gennaio dove non dà queste indicazioni. La mozione che avevamo fatto noi dava questa indicazione semplice, cioè mantenimento, visto che ci vorranno 15 anni se no, i signori che prima citavamo decideranno di farlo Muraglia, ci vuole un lasso di tempo per ragionarci, questo era il primo punto. Il secondo punto è di verificare, l'abbiamo detto anche prima negli interventi, che al Santa Croce non venga smantellato tutto, questa era in buona sostanza l'indicazione che davamo, non venga smantellato significa venga ripristinato quelle quattro cose che lo rendono un ospedale e non venga invece chiuso in maniera definitiva con come sta facendo di fatto, ecco. Quindi vi invito anche il sindaco a ragionarci su questi due punti che sono la parte finale della mozione, anche di modificarla se volete, ma voglio dire, almeno il sindaco ci va con qualcosa in mano in area vasta, sennò con cosa ci va? Oggi, sbocciando la nostra mozione, quella dei grillini, il sindaco non ha un mandato del Consiglio Comunale per andare in area vasta sabato prossimo, questo per fare capire dal punto di vista amministrativo che non c'è nulla, tranne quello che è stato votato a gennaio. Io quindi vi invito a rivalutarla, invito il capogruppo Bacchiocchi a rivalutare, volete modificare qualcosa, ma almeno mandate il sindaco, che non è della maggioranza, il sindaco è della città, mandate il sindaco di Fano sabato a rappresentare tutti i cittadini, in questo caso maggioranza e minoranza, perché li rappresenta tutti i cittadini, con un mandato che in qualche maniera salvaguardi comunque la terza città delle Marche. Questo, con questo e non con una frase polemica che potrei dire in maniera molto facile e no, per, come diceva qualcuno, per accattare due voti, potrei terminare, ma non voglio terminare con questo, voglio terminare con una proposta. Fate voi una proposta di modifica alla mozione in maniera che si possa votarla e il sindaco possa andare con una opzione reale, realistica in area vasta. Grazie. Non ho detto il nome, ma scriverà. Grazie consigliere Del Vecchio, la parola al consigliere Santorelli. Infatti, grazie collega Guzzi, sempre opportuno lei. Sì, buonasera, chiedo scusa anche
del ritardo, l'argomento è estremamente importante, ma non potevo fare altrimenti. Ringrazio chi mi ha giustificato. Ti abbiamo aspettato apposta, abbiamo tirato le lunghe. No, non dica così, sindaco. Allora, io credo che dobbiamo noi tutti. Il microfono, no, prima non l'ho detto, non c'era. Grazie. Dobbiamo cercare di evitare noi tutti che sabato, da come ho capito si è preso questa sera, che ci sarà la Revasta, che sabato il sindaco della città di Fano, che fino a prova contraria è il sindaco di tutti noi, anche se noi siamo opposizione a questo sindaco, siamo minoranza, esca ulteriormente con le ossa rotte dalla area vasta. Perché? Perché uno non è, grazie presidente dell'assist, uno non è detto che sia garantito il servizio al pronto soccorso di chirurgia d'emergenza, chiusa parentesi. A Urbino allora funziona tutto, Urbino, perché ovviamente in questi mesi hanno fatto in modo di mantenere l'ospedale, quindi okay, non ci dilunghiamo oltre in questa divagazione. Ok, questo per dire che, sindaco, lei mi sembra veramente come in questo momento come quei pugili suonati che se gliene dai un'altra po' cade. Cioè, questi giorni mi è venuto in mente, guardando questi giorni c'è la saga di Rocky, no? su Sky, no? E allora mi è venuto in mente in quell'occasione, però ho provato a pensare che come Rocky più gliene davano più rimaneva in piedi, ma anche pensandola bene non la vedo con lo stesso fisico, la stessa tenacia di Rocky nella saga da Rocky a Rocky 6, perché in tutto questo passaggio della discussione dell'ospedale unico non ha mai dato segnali di reazione rispetto a tutto quello che hanno fatto. E le hanno fatto e ci hanno fatto, perché ricordiamoci che noi partiamo da un punto di partenza che è Chiaruccia votata da tutto il Consiglio Comunale, quasi tutto il Consiglio Comunale, scuseranno i colleghi che non l'hanno votata, da quasi tutto il Consiglio Comunale a gennaio, perché è evidente che per noi Chiaruccia è il luogo ideale ed è il luogo migliore, ma come evidente, e dobbiamo essere anche realisti e onesti con noi stessi e con chi, con i cittadini che ci hanno votato, che li rappresentiamo, dire che la battaglia su Chiaruccia si dimostrava sin dall'inizio quasi impossibile, se non del tutto impossibile, e che in qualche modo doveva servire anche per trattare una posizione rispetto a Pesaro. Questo penso che anche i più, no, i meno scafati l'hanno capita, che insomma che l'operazione doveva, anche politica, di una città doveva essere quella. Perché parliamoci chiaro, noi dall'altra parte abbiamo ad oggi, dato che non hanno sindaci né a Roma né a Torino, ce l'hanno solo a Milano ma ne ho eletto, abbiamo dall'altra parte del fosso il sindaco più potente d'Italia, che è Matteo Ricci, con il quale, anche se ci sono delle affinità di partito di una parte di questa maggioranza, che poi è tutto da dimostrare, ad oggi fa e disfa secondo suo piacimento. E lo dimostra pubblicamente ogni volta che gli viene data l'occasione. Quindi con questo noi città dobbiamo farci conti. E quindi siamo realmente convinti di riandare ancora un'ultima volta sabato a dire Chiaruccia, sapendo che si andrà a finire su Muraglia? Siamo realmente convinti di questo? Cioè, se sappiamo che c'è già un epilogo su un ospedale nuovo a Pesaro, sindaco, fermi le bocce finché in tempo e cerchiamo di capire come si può realmente riorganizzare la sanità in questo territorio, salvaguardando il Santa Croce, i servizi a Santa Croce, facendo funzionare a questo punto quell'integrazione che quando era partita funzionava, giusto collega Del Vecchio, funzionava quando era partita, che se dovrà vedere un ospedale potenziato a Muraglia, nessuno si straccerà le vesti, salvo che invece a Fano rimangano dei servizi come quelli che erano previsti nell'integrazione degli ospedali, con le eccellenze che erano previste nell'integrazione degli ospedali. A questo punto il punto di caduta è questo,
Non c'è altro punto di caduta sul quale far convergere anche tutti i sindaci della vallata, perché Santa Croce serve non solo Fano, ma serve tutta la vallata. Ma se Pesaro vogliono sto benedetto ospedale, tanto non è l'ospedale unico, parliamoci chiaro, è l'ospedale di Pesaro, perché su Fosso 6 ore c'è rimasto solo il presidente Ceriscioli, che l'aveva fortemente voluto quando faceva il sindaco di Pesaro con il precedente mandato regionale, assessore regionale, ma non c'è su Fosso 6 ore né il PD di Pesaro né buona parte della sua maggioranza sindaco. Quindi Fosso 6 ore non potrà mai essere. Pertanto, se il punto di caduta deve essere Muraglia, che si fermino le bocce e si decidi veramente come deve essere Muraglia, ma a quel punto come deve rimanere Santa Croce o tanti altri servizi. Penso a tutto quello che riguarda la donna, il bambino, quindi il materno infantile, tutti i servizi di emergenza. Si pensi realmente a questo, altrimenti sabato ne usciamo un'altra volta con le ossa rotte come città. E viene fuori che verrà fatto il cosiddetto ospedale unico a Muraglia, che non sarà un ospedale unico, ma sarà l'ospedale nuovo di Pesaro, e tutta l'altra parte della provincia rimarrà ancora una volta a bocca asciutta. Allora, consiglieri, colleghi della maggioranza, come potete oggi limitarvi a dare quel mandato al sindaco ancora su chiaruccia, sperando così di tenere la, diciamo, di lavarvi di tutte le le accuse che vi vengono mosse in riguardo all'ospedale unico, e non dare un'alternativa al sindaco? Secondo noi la mozione che abbiamo presentato è la migliore via d'uscita oggi, sicuramente non per deliberare sabato, ma per riaprire una discussione seria sull'organizzazione dei servizi sanitari in questa provincia, perché abbiamo capito che questa provincia non è in grado di fare l'ospedale unico. Ce lo vogliamo dire? Questo territorio è diviso in tre e più fazioni, politicamente tutte rappresentate, tutte con la stessa dignità, che hanno detto, per la maggioranza anche dei sindaci che le rappresentano, che non vogliono l'ospedale unico. Poi io posso essere d'accordo, l'ho sempre detto, ma d'accordo fino a un certo punto, tocca sempre vedere quali sono le condizioni, dove si fa. Ma a parte cose che non sono state mai chiarite in questi anni, qual è la destinazione delle strutture esistenti, ma qual è la vera riorganizzazione dei servizi sanitari? Allora, siccome stiamo parlando ancora del niente, vogliamo anteporre il luogo al progetto, sindaco, lei deve ritornare a parlare del progetto sanitario di questa provincia. È questo il mandato che le deve dare la sua maggioranza, a costo, sindaco, di metterla in discussione questa maggioranza, perché su questo, dopo, se non le viene dietro una parte della maggioranza, le verrà dietro una parte della città e sicuramente anche una parte dell'opposizione. E questo diciamocelo senza tanti fronzoli oggi, perché è ora di dircelo. È ora di mettere, se deve essere messo in discussione qualcosa, sindaco, questo è il momento di farlo, perché lei sarà ricordato per queste cose, non per gli asfalti che in due anni si fanno e non si rifanno, o per mezza opera pubblica che viene fatta. Lei verrà ricordato per questo, e noi tutti verremmo ricordati per aver gestito, chi più chi meno, in questa fase, in questa stagione politica, questa cosa della sanità. Il resto, sindaco, non conta niente, o conta poco, conta qualche giorno. Conta giusto il tempo della memoria breve di noi, tutti noi. È questo che oggi le voglio dire, come chiedendole, insomma, di ripensarci, e chiedendo soprattutto alla maggioranza di ripensare al mandato che, ho capito, avete dato al sindaco. Grazie. Grazie, consigliere Santorelli. Ha chiesto la parola per un minuto il consigliere Bacchiocchi, per credo fare una proposta di modifica del documento, così come chiedeva il consigliere Del Vecchio. Sì. Dava disponibilità, prego. Anche se poi l'intervento di Santorelli un po' mi ha fatto un attimo quasi ripensare. Sono arrivato a posto, sono stato dove? Allora, la Magrini, l'intervento della consigliere, Magrini, e anche l'apertura che aveva dimostrato il consigliere Del Vecchio su questo documento, a cui io avevo preannunciato che l'avremmo bocciato, riflettendo, ragionando un attimo, al netto di quello che ha detto Santorelli,
È arrivato tardi. Sì, okay, ha perso qualche pezzo, era Arezzo, mi pare oggi, insomma. Non è arrivato i giornali là. Vabbè. E, no, niente, chiediamo di fare una modifica, come ci chiedeva il Consiglio del Vecchio, dove diciamo, questa è la nostra proposta, impegna il sindaco e la giunta, togliamo, cassiamo mantenimento del Santa Croce, quindi quel capoverso lì, a garantire i servizi dell'ospedale di Fano Santa Croce anche dopo la decisione della Regione Marche di localizzare il nuovo ospedale unico provinciale. Quindi significa che noi siamo disponibili a votare questo documento cercando di fare una sorta di monitoraggio sui servizi che vengono lasciati e mantenuti a Santa Croce anche dopo la decisione da parte della Regione dove localizzare il nuovo ospedale. Questa è la nostra proposta e a queste... Allora, impegna il sindaco e la giunta, ok? Togliamo il capoverso dove, in cui si dice mantenimento del Santa Croce per Fano e le vallate del Metauro e del Cesano, quello lo vogliamo togliere, mentre diciamo a garantire, quindi aggiungiamo a garantire nel secondo capoverso, i servizi dell'ospedale di Fano Santa Croce, virgola, anche dopo la decisione della Regione Marche di localizzare il nuovo ospedale unico provinciale. E togliendo la parte Pesaro, località Fosse Sigore. Adesso il consigliere ha fatto la sua proposta, ci riflettono un attimo, allora, nel frattempo ci riflettete, non ho altri iscritti. Chiedo ai consiglieri se c'è qualcun altro che vuole intervenire, me lo dica subito, altrimenti se nessuno chiede la parola io do la possibilità al sindaco di fare il suo intervento. Quindi non interverrà più nessun consigliere, siete d'accordo? Prego sindaco. Sì, se mi ascoltano anche... Vicino al microfono. Sì. Allora provo a fare una sintesi, a esprimere delle considerazioni. Ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi e ho apprezzato molto interventi, ho apprezzato anche i toni, perché in certi momenti noi siamo chiamati a un senso di responsabilità, al di là delle appartenenze, al di là del gioco delle parti, quando si parla di temi forti, come ci hanno dimostrato altri territori. Perché noi siamo un po' dei piagnoni. Diamo sempre la colpa degli altri, ma alcune volte la colpa è nostra per l'incapacità che abbiamo di essere uniti e di fronteggiare certe situazioni insieme. Quindi ho apprezzato nella stramaggioranza degli interventi, non di tutti, perché poi c'è chi fa di un'abitudine la polemica, però ho visto che in molti interventi non c'è stato un tono polemico, ma c'è stato un tono costruttivo. Dovrò fare delle precisazioni perché poi inevitabilmente ognuno di noi racconta la storia che vede, la storia che percepisce, la storia che vuole raccontare, che fa più comodo o meno comodo, diciamocele queste cose, fa parte del gioco della politica. E chiuderò con un invito e prendo anche una battuta di Del Vecchio, simpatica, ma alcune volte scherzando si dice la verità, e quando dice stamattina Ricci ha deciso per tutti. Sì, ha deciso anche per il centrodestra. Ha deciso per tutti, dopo dipende come vanno a finire le questioni. Però, invece di fare il gioco delle parti in questa città, quando la questione era esclusivamente nostra, fanese, aveva senso. Invece noi facciamo il gioco per accaparrarci qualche voto in più, qualche voto in meno, quando la partita è molto più ampia, e ci sono altri che si prestano allo stesso gioco, che magari criticano agli antagonisti, fra virgolette, del territorio. Ma ci ritorno su questo, mi serviva perché ho apprezzato gli interventi Del Vecchio, veramente, come quello di Magrini, che ha colto nel segno le questioni vere. Siamo arrivati in ritardo a questo Consiglio Comunale, dico per fortuna, perché proprio questa mattina ci sono stati elementi nuovi, quindi avremmo fatto una discussione superata dopo qualche giorno. Invece
oggi tutto sommato facciamo una discussione adeguata all'agenda politica, agli avvenimenti delle ultime ore. Voglio fare alcune precisazioni. C'è stata una cronostoria che giustamente Aguzzi ha voluto fare, perché poi chi ha avuto responsabilità di governo amministrative, quando uno amministra, c'ha il senso di responsabilità, perché si sente il peso e sa che comunque, al di là delle scelte che si fanno, poi ci sono delle conseguenze. E quando non si ha la responsabilità è facile. Fare l'opposizione, e non parlo per tutti, e non parlo per l'intervento di Agustin, faccio un discorso in generale, è facile fare le affermazioni, fare il minuto di silenzio, dire vai contro il muro, anzi, alcune volte qualcuno si auspica che andiamo contro il muro, perché la sfida del gioco della politica è che chi amministra faccia male, magari faccia male del male, dei dispetti ai propri concittadini per dire loro sono somari, noi siamo più bravi. A me questa politica non mi appartiene e lo posso dire ad alta voce perché io l'ho fatta l'opposizione. E mi dovete riconoscere, se c'è onestà intellettuale, che nel mio modo di fare opposizione, poi ci sta alcune volte nella polemica, ma ho cercato sempre di essere costruttivo. Non l'ho mai buttata in polemica e la gente mi ha riconosciuto quando è stato il momento, anche questo modo di comportarci. Perché ci sono dei momenti in cui si riconosce il senso di responsabilità e i comportamenti coerenti, a prescindere dal ruolo che si ricopre. Poi c'è la battaglia politica, c'è la campagna elettorale, dove come in campo ognuno gioca anche colpi bassi. Poi c'è il momento in cui si ritorna e l'America, sotto certi aspetti, ci dà un grande insegnamento. Un minuto dopo le elezioni, chi perde riconosce il presidente, ma quello è un grande insegnamento democratico, una grande lezione che ci danno a tutti e qualche volta ci farebbe bene anche a noi a farlo. E ripeto, io lo posso dire ad alta voce perché l'ho fatto, sono sempre stato coerente in questi comportamenti. Allora scusatemi, qualche precisazione le voglio fare perché sono stato anch'io un testimone, un attore di questa storia della sanità. Allora, poi anche se sta storia, se era il sindaco che ha chiuso il Santa Croce, se la vogliamo mettere proprio con sta chiuso Santa Croce, con questi criteri, poi il Santa Croce è stato chiuso nel 2012. Se proprio vogliamo essere pignoli, seguendo il ragionamento che si fa oggi, perché c'è una delibera che non è mai stata ritirata, che è del 2012, e non c'era Seri sindaco, dove si è fatta una scelta di un certo tipo. Poi io so che le cose non sono proprio così, ci sono tante ragioni che portano a delle scelte e chi amministra, che ha una visione più articolata e ha un senso di responsabilità maggiore, sa perché si arriva a certe soluzioni. Allora qualche precisazione la vorrei fare, non polemica, precisazione, perché con i toni anche che avete usato, che ripeto ho apprezzato. Quindi c'è stato un percorso che ha portato la Regione nel 2012 a fare una scelta nei confronti di Fosso Sei Ore. Ci sono atti e un'altra verità è che la competenza specifica della Regione non è un singolo comune che decide. Per questo noi dobbiamo guardarci intorno e chiedo, ve lo dico dopo alla fine perché è l'invito che voglio fare in conclusione. E si è detto giustamente, no? Perché la Giunta aveva fatto degli atti deliberativi verso Chiaruccia, mi avrebbe fatto piacere che nel momento in cui io, siccome non è un'idea originale, perché poi le idee si ripetono nel tempo quando i dibattiti, avrei avuto qualche compagno di viaggio che magari in qualche comune dove c'erano i propri appartenenti, i propri partiti, davano una mano verso quella direzione. Poi c'hai un ruolo vicino Fano, ti comporti in un modo, ti allontani un po', hai un atteggiamento completamente diverso, questa è la politica che a me non piace. E dicevo, la provincia, io ero in provincia, la provincia ha fatto una cosa semplicissima, ha nominato una commissione tecnica, però diciamoci la verità fino in fondo, ha preso atto di una sintesi che vi era stata fra le due città e ne ha preso atto, perché comunque non è una competenza della provincia. Ha preso atto e sappiamo anche che quella graduatoria aveva qualche limite, no? Ce lo siamo detto perché poi se le andiamo a vedere le cose, ma aveva una logica, era una cosiddetta mediazione politica di allora. E allora una provincia, quando le due città principali, con i due sindaci principali,
convergono in una direzione, non ne prendo. Guardate la cosa su questo, abbi pazienza, scusami. Scusa. No, ma sono giusto, è vero. È vero, è vero, è vero. Sì, no, è vero, questo è vero. No, no, no. Ma guarda, non mi voglio mettere in contrapposizione, perché poi alla fine tu hai fatto il sindaco, io capisco le difficoltà che hai avuto in un certo momento e lo hai dimostrato facendo anche certi percorsi. E io li ho apprezzati, perché certi percorsi ho cercato di seguirli anch'io, perché è stata una bella intuizione quella di portare i 22 sindaci che hanno appoggiato un documento che parlava della piana di Carignano. Però lasciamo onesti fino in fondo, c'è un quadro politico diverso oggi. Allora c'era un assessore alla sanità regionale che era neutrale, era garante e che forse anche aiutato a fare certi percorsi, perché c'erano dei tentativi che portavano verso un'altra direzione. Però ci sono state due elezioni, hanno cambiato le persone che hanno certi ruoli, hanno cambiato le strategie. La politica è lotta, è forza in campo. E quindi ci sono magari le stesse persone che in un determinato momento hanno tenuto dei comportamenti, oggi ne hanno tenuti altri, perché magari hanno un comandante, fra virgolette, che dà dei suggerimenti e magari si mettono sull'attenti e magari sono più vicini anche ai nostri comuni. Poi cosa succede? Succede che ci sono due elezioni, le amministrative, sbaglio? No, stavo dando ragione, facevo un commento. No, io perché poi, dopo continuerò, poi ci sono state due elezioni amministrative, le comunali e le regionali, dove nel dibattito politico, io mi ricordo perché qui ci sono, avevo alcuni candidati sindaci insieme a me, io ricordo i ragionamenti che faceva Del Vecchio, che avevano una logica, che sono molto attuali, ragionamenti che potrebbe rifare anche oggi, perché poi fondamentalmente quello scenario non è cambiato. Cosa è successo? Il dibattito politico ha rimesso in discussione forse 6 ore, chi per convinzione, chi per strategia politica, chi per portarci qualche partito in più in campagna elettorale per vincere con una percentuale più alta. Si rimette in discussione. Tutti ci rimettiamo a ragionare, ci sono poi le elezioni regionali dove il dibattito lì ancora più appropriato sulla sanità è forte e porta ad eleggere un nuovo presidente che dal primo giorno che si è insediato dice: io mi tengo la sanità perché voglio arrivare a realizzare la riforma sanitaria e voglio realizzare il nuovo ospedale nella provincia di Pesaro e Urbino. E chiama i due sindaci delle città principali e gli dice: qui c'è una cosa, c'è un atto che non è mai stato revocato, c'è un atto che è stato modificato, che ha riportato in capo alla regione rispetto a Marche Nord la competenza di realizzare il nuovo ospedale. Dice: quello è l'esistente, non è mai stato modificato, se volete cambiare trovate una soluzione politica, richiudetevi dentro una stanza e venite in una posizione condivisa. La storia la conosciamo tutti quanti. Questa soluzione condivisa non c'è stata e se tornassi indietro rifarei tutte le stesse cose. E quando si dice bisogna metterci la faccia, Stefano, tu lo sai benissimo, un sindaco ci mette sempre la faccia. Ci mette alcune volte anche un pezzo di salute, per l'impegno che dedica, per i magoni che si prende, perché c'è una passione dietro che ci motiva. Ma mi dovete riconoscere che se certe decisioni non sono state assunte fino ad oggi e, come ha detto qualcuno, non siamo stati ancora asfaltati, è perché questo sindaco ci ha messo la faccia, ci ha messo la tigna e ha fatto le battaglie, compreso l'ultima assemblea di Area Vasta. E questo non lo dico io, sono i fatti che lo dimostrano. Perché se siamo qua un anno e mezzo, 2 anni ancora a discutere, è perché viva Dio, io qualche problemino l'ho posto. E non ho tirato giù le braghe, non è elegante. Perché la mediazione era solo in una direzione. Non ve la ricordate? Vi ricordate anche dopo un consiglio comunale, dove avevamo raggiunto una sintesi a larga maggioranza dei consiglieri, che dicevamo alcune cose
e il giorno dopo qualcun altro ha fatto una conferenza stampa per dire determinate cose. Ma sono anche contento delle cose che si sono verificate in queste ore, perché hanno svelato, qualcuno ha parlato di ipocrisie, sì, ci sono state molte ipocrisie, forse almeno l'unico che non è mai stato ipocrita è chi vi parla in questo momento. E oggi i giochi sono scoperti, si sono dimostrate le reali volontà, e se c'è stata un'accelerazione è anche alle dichiarazioni che il sottoscritto ha fatto qualche giorno fa, e non le ha fatte a caso. Allora, il ragionamento. Quando noi facciamo un ragionamento, lo faccio un po' lungo adesso, ma me lo dovete consentire perché il tema è delicato. Allora, quando si fa un ragionamento sulla sanità, bisogna avere un quadro di su cosa ragioniamo e di qual è la situazione in cui siamo chiamati a operare e a scegliere. E qui riprendo non le mie affermazioni, l'affermazione che diceva Del Vecchio in campagna elettorale, perché non lo ricordo, no? Perché poi, sai, quando il clima è acceso. E tu dicevi, e io lo sto dicendo in giro, qual è il quadro in cui noi siamo chiamati a operare? C'è un quadro normativo nazionale, c'è un quadro normativo regionale, e queste non è che le decidiamo noi, le decidono altri, poi ci sono anche i nostri che decidono. La legge 70 dice delle cose precise, la regione va verso una direzione, e a noi ci piaccia o non ci piaccia, delle scelte si faranno. E allora dobbiamo inserirci in quel contesto e in quei ragionamenti. È vero, si dice poi rischi di andare contro il muro, ma rischi di andare anche contro il muro se sei in cinque su una posizione che sai che comunque quella non passerà mai. Vedi Adar, tu dici non fare questo ma fa quest'altro, ma vai a sbattere contro il muro uguale? Eh? No, ragazzi, non ci pigliamo in giro. Non ci pigliamo in giro. Tu sai che anche tra i 29 e a quelli se ne aggiungono altri 10-15 ti dicono una cosa diversa rispetto a quella posizione. Ma io guarda, mi salvo la faccia, vado, prendo quella posizione, non mi può dire niente nessuno e ci hanno fregato cotti cotti. Allora, la mia posizione, perché nel momento in cui si è rimesso in discussione, io non è che ho fatto una battaglia finta e non ho neanche finito di farla e continuo a farla. Consapevole che tutto è in salita, ma lo faccio a testa alta e con la gente io ci parlo tutti i giorni. Poi è chiaro, ci avrai gli ultras contro, gli ultras a favore e c'è una parte silenziosa che comunque ti valuta sui comportamenti, su quello che hai fatto e sui risultati. Perché poi c'è un momento della verità, c'è un momento della strategia dove magari tutto non ci possiamo raccontare e poi c'è il momento della verità dove viene tutto. La politica ha un difetto e un pregio. Il difetto, non lo so, difetto di pregio, comunque, che comunque è solo questione di tempo, tutto viene sempre a galla, anche quando parli da solo, non si so com'è, ma è questione di giorni, le cose vengono fuori. E allora la mia battaglia è stata una battaglia vera, perché io sono convinto che quello sia, come tutto il personale politico di questo territorio è convinto che quello sia il sito migliore. Noi abbiamo una sfortuna, o qualcuno direbbe una sfiga, che questo sito migliore si trova a Fano, perché non c'è stato uno che ha evidenziato una critica su quel sito. Sì, ce n'è una, è troppo lontana da Pesaro. Poi si parla di campanilismo, no? Quindi capirai, questo. Venivo in autostrada, c'era 7 minuti per arrivare a Pesaro, ma anche viceversa ci sono 7 minuti, quindi... Se vogliamo essere politici lungimiranti, facciamo un ragionamento più ampio. E anche su questo benedetto ospedale nuovo, è l'ospedale tra Fano e Pesaro o è il nuovo ospedale di tutto il territorio? Perché se è il nuovo ospedale tra Fano e Pesaro, non discute nessuno, discute solo Fano e Pesaro. Se è un ospedale del territorio, discutiamo tutti insieme, siccome tutti vogliono discutere, e lo facciamo in una logica nuova, diversa. E ripeto, e ne siamo tutti convinti, perché è il sito migliore, lo sa il Presidente della Regione, lo sanno tutti e molti sindaci. Poi, dicevo, la politica è lotta, è forza in campo, è distribuzione della ricchezza, è scelte giuste o sbagliate. E ognuno cerca di portare in base ai ruoli che ha. Ecco, allora, in certi momenti dovremmo essere più uniti e provare a giocare la partita tutti insieme, perché poi ci sono delle vallate che destra o sinistra, grillini compresi,
magari vengono a fare le manifestazioni a Fano e non le fanno a Pesaro. Sono più uniti, c'è un gioco della politica diversa. No, quando sento dire perché, perché, no, guardiamoci un po' allo specchio. Se la maggioranza della popolazione sta in queste due vallate e la maggioranza dei sindaci sta in queste due vallate, la colpa non è degli altri, la colpa è la nostra, che non giochiamo, non vogliamo giocare un ruolo, magari abbiamo paura di vincerlo. Perché diciamoci le cose. Io non mi nascondo, io mi assumo le mie responsabilità. E non ho paura neanche, nella mia vita ho fatto tante esperienze, le ho sempre cambiate, e la mia coerenza mi ha portato anche a non avere magari soddisfazioni di ruoli che in certi periodi storici potevo avere. Con la mia capacità di consenso potevo svolgere tanti ruoli interessanti se facevo scelte d'opportunità. Forse io sono tra le persone più coerenti, sono voluto dei moicani, sono sempre rimasto con il mio ideale orgogliosamente. E allora certe cose mi dispiacciono, io so che non le pensano davvero, perché ci conosciamo e quelle volte le diciamo nel dibattito. Oh, la gente quando parliamo di sanità, io dico, quando stiamo bene parliamo di tutto, quando stiamo male poi cambiamo i nostri ragionamenti. E siccome io, come dicevo, per fare il sindaco ci ho rimesso anche un pezzo di salute, li ho frequentati gli ospedali del nostro territorio in questo anno e mezzo, e ho parlato con tanta gente, con tanti operatori. Alla fine la gente vuole, quando ha bisogno, dei posti dove ci sono professionisti competenti, dove ci sono tecnologie competenti. Se queste non ci sono, non gli frega niente dove, fa chilometri e chilometri. Diciamocele queste cose. E molte volte certi tipi di professionisti, è come i giocatori di calcio, se sono bravi ad andare a giocare in Serie A. E se certi, ci dovremmo porre anche delle riflessioni, perché qualcuno va via? Ci sono tanti perché, che si possono dire, magari non si possono dire. No, si possono dire nel senso, ci sono tante motivazioni perché si vanno via. Alcune magari proprio perché non si fanno strutture di quel tipo. Allora, la vera risposta è dare servizi di qualità. E intanto dobbiamo anche dire grazie a tutti quegli operatori sanitari che ci sono nei nostri ospedali, che fanno un lavoro egregio, con grande competenza, e spesso lavorano in situazioni difficilissime. Perché diciamocela tutta, avere un unico ospedale su due siti a 12 km dall'altro è un po' complicato. Mi è capitato di fare un giorno in ospedale e fa brutto vedere la mattina la signora anziana in vestaglia che aspetta l'ambulanza che gli fa fare 12 km. Ma questo succede in un senso e nell'altro. Perché queste cose non le dobbiamo salutare. Allora molta gente dice basta, basta, fate qualcosa oltre che a discutere. E allora anche su questo è giusto che arriva dei momenti in cui dobbiamo arrivare alle decisioni, in un senso e nell'altro, mettendoci la faccia. Poi si perde, può anche succedere, ma sulle scelte ci devono essere le facce di tante persone, di tanti sindaci, che fanno andare la sticella da una parte o dall'altra, e poi lo andremo a spiegare anche ai cittadini, perché io sono combattivo, come se sono combattivo, ma penso anche che non sarò da solo, troverò dei compagni di viaggio. Altra cosa, Fosso Seiore, io non mi nascondo dietro niente, sapete benissimo qual è la mia opinione, che i due siti peggiori sono Fosso Seiore e Muraglia, è il posto migliore, però c'è un momento in cui, io ho anche detto, nel momento in cui sono in una stanza e ho solo due porte, in una c'è scritta Fosso Seiore, in una c'è scritta Muraglia, io apro la porta di Fosso Seiore. Su questo ci sono posizioni diverse, ma per N motivi. Ma sono anche convinto che Muraglia è in assoluto il posto peggiore. In assoluto il posto peggiore. Sapete perché? 17.000 metri quadrati di terreno, ne occorrono 20.000. Terreno collinoso, franoso. Aria pianeggiante, esondazione media e alto rischio. Costruito sul costruito. Qualcuno si è scordato di dire che bisogna distruggere, e tutta una serie di pazienti bisogna parcheggiare da qualche altra parte, che è l'ospedale più costoso. Più costoso.
perché molte volte, cioè, io dico, quando si fanno i ragionamenti bisogna farli con chiarezza. Io sono per l'area pubblica, ma se poi l'area pubblica costa più di quella privata per costruirle, magari 10 milioni in più, beh, il ragionamento può essere anche un po' diverso. Detto questo, l'area migliore è Chiaruccia, perché costa di meno, non bisogna spendere un soldo di infrastrutture. Guarda caso, i privati non è che sono interessati al Santa Croce e a San Salvatore, sono interessati a quelle aree lì, perché poi si costruisce nuovo. Quando tu fai una struttura per i prossimi 100 anni, devi guardarlo in una logica nuova. E per questo, io con la mia coscienza, un sindaco di una città dove c'è un'area come questa, si può permettere di non dirlo e di non provare a fare quella battaglia? Io penso che ognuno di voi, se fosse trovato al mio posto, avrebbe fatto lo stesso percorso e la stessa battaglia. Poi qualcuno si assumerà le, perché poi ci saranno. Io ho visto una vignetta curiosa, simpatica, che dice la verità di quel bambino e di quel nonno, che a distanza di tempo dice, erano vicino a Fosso Seiore, dice il bambino al nonno, ma cos'erano quei pilastri? Beh, erano quelli dell'ospedale che volevano fare a Fosso Seiore e poi non ci sono riusciti. Ma poi in realtà sono andati a Muraglia, ma anche lì non sono andati avanti, hanno capito che non si poteva andare avanti perché c'erano un sacco di problemi, quindi ha lasciato tutti i resti e poi tocca andare all'ospedale a Chiaruccia. Adesso è una battuta, però scherzando si dice la verità. Non è mia, Facebook ormai ci dà di tutto e di più. Non ho finito, ma vi ho la conclusione. Quindi a chi dice usiamo l'algoritmo del buonsenso, l'algoritmo del buonsenso dice tutt'altra cosa e non dice sicuramente Muraglia. Ci troviamo a sabato, perché poi noi dobbiamo fronteggiare le situazioni. Sabato c'è una nuova conferenza di aria vasta, richiesta guarda caso da un certo numero di sindaci trasversali, che chi buona fede, chi spinto, chi chiamato all'ordine, no, le ragioni sono diverse e portano un elemento nuovo, cioè nuovo, un elemento, dicono l'ospedale deve essere fatto su area pubblica, bene, ma non ci prendiamo in giro. E allora una cosa che chiedo anche a voi, se ci aiutiamo e vogliamo bene a questa città, le convocazioni di area vasta si fanno in buona fede e si fanno, e chi presiede, che non è stato eletto direttamente ed è un garante, non parteggia per una parzione o per l'altra. Come sempre Mezzolani avrà avuto mille limiti, però è sempre stato al di sopra delle parti e ha dialogato sempre onestamente con le due amministrazioni. E questo è un blitz vergognoso di alcuni, ma ci sono altri che hanno aperto gli occhi e si stanno rendendo conto. E allora sono d'accordo, in area pubblica, ma nell'area pubblica migliore, più giusta. E non freghiamo con l'algoritmo. L'algoritmo è una scelta politica, la scelta tecnica in politica non esiste, i governi tecnici sono politici, fanno scelte politiche, l'algoritmo è una scelta politica, perché l'algoritmo non prende atto che esamina le indicazioni che noi diamo. Allora se noi diamo un'indicazione al 30-70%, se spostiamo il peso della popolazione più a destra o più a sinistra, cambia il risultato, e guarda caso quell'algoritmo che qualcuno conosceva bene nei risultati, tant'è che quando mi sono incazzato, scusatemi la parola, in assemblea di area vasta, e viva Dio, penso di aver fatto la mia parte, ho sventato un altro blitz, perché si faceva una proposta che con le percentuali, guarda caso, perché se la percentuale era più bassa o più alta poteva spostare o non spostare quel risultato. E allora il ragionamento lo rifacciamo e non si va a votare, adesso lo dico, ci sono anche i giornalisti, lo riprenderanno, ma comunque lo chiederò a viva voce. Fra l'altro io non ho, alcuni colleghi mi hanno detto che ieri hanno ricevuto anche un sms nel cellulare, io non l'ho ricevuto nel mio cellulare, tant'è che ieri sera avevo una riunione e non ero informato di questa cosa. Strane coincidenze, e anche perché io quando ho partecipato ai tavoli, quando eravamo in tre erano 2-1, quando eravamo in 4, 2-1 e l'altro cercava di fare un po' da garante,
e la mia parte l'ho sempre fatta. Allora, io sono convinto che dobbiamo andare e continuare sulla proposta di Chiaruccia, della discussione, portando le argomentazioni che ci sono. Poi, se qualcuno vuol fare la forzatura, si assumerà la responsabilità, dovremmo e dovranno spiegarlo anche loro cittadini. Santorelli, tu dici, dobbiamo mediare, il risultato non cambia, perché certi ragionamenti li puoi fare il giorno dopo come li puoi fare il giorno prima, ma penso che il giorno dopo puoi avere anche una capacità contrattuale più alta, se siamo forti, se siamo uniti e se non siamo soli e il sindaco non è solo. Anzi, mi farebbe piacere se all'assemblea di Area Vasta ci fosse qualche consigliere di maggioranza, ma ci fosse anche qualche consigliere di opposizione, della città, che viene a dare una mano davvero al sindaco per una battaglia. E guardiamo negli occhi anche i vostri compagnucci e i nostri compagnucci di appartenenza politica, che invece di difendere un territorio fanno altre strategie. E sono convinto che potrete dare una mano. E io so che alcuni di voi lo fanno anche sinceramente, perché ripeto, ho apprezzato anche certe considerazioni. Allora, anche il ragionamento che faceva la Magrini, che ha fatto del vecchio, un po' meno Santorelli perché ci ha messo un po' un pizzico di, lui lo fa ogni tanto, sta nel suo modo di interpretare il ruolo, dice una cosa giusta che io condivido. Dice, comunque al di là di tutte quelle che saranno le scelte, che saranno imposte, o comunque c'è una sanità che deve continuare e quella va messa in sicurezza. Allora anche su questo però consentitemi di dire delle cose. Da un anno a questa parte, poi sono dati oggettivi, da un anno a questa parte i servizi a Santa Croce sono aumentati, ci sono prestazioni, tant'è che il malumore è a Pesaro in questo momento, ci sono più posti letto qua. Non c'è la chirurgia, è vero, c'è tutta l'endoscopia che è una roba grossa, non è roba da poco. Ci sono una serie di servizi, la pneumologia, non è che sono ambulatori, senologia. Tant'è che qualcuno è andato via anche perché è arrivato qualche primario, qualche altro medico bravo, perché diciamocele tutte fino in fondo le cose. E allora anche su questo, da quel 18 gennaio ad oggi, le cose sono migliorate. Sono dati oggettivi, con i problemi, compreso l'ultimo problema col terremoto che ha creato un problema del reparto di Ottorino, dove ci sono problemi che vanno a complicare altre situazioni, creare altri disagi, ma anche questo è un problema, perché dopo non ci dobbiamo lamentare il giorno dopo, eh? Quando ci fa comodo poniamo certe questioni, quando non ci fa comodo non le diciamo, e sulla sanità e sugli ospedali anche su questo non si scherza. E quindi su questo dobbiamo fare tutti la nostra parte. Sulla chirurgia io la penso come voi e diciamolo tutto fino, per essere onesti, perché poi i progetti non è che si cambiano in una settimana e certe operazioni sono avvenute al cambio tra me e Aguzzi, al cambio di passaggio fra le due amministrazioni, perché questa è la verità se pensiamo a chirurgia. Dopo gli effetti magari sono due mesi dopo, ma certe scelte partono da lontano, partono dalla previsione dei pensionamenti dei primari, le cose insomma poi le conosciamo un po' tutti. Adesso mi avvio veramente alla conclusione. Allora, l'invito che voglio fare, che rinnovo, è quello di raccogliere, perché sta nelle cose dette della mozione presentata da Progetto Fano, dalle cose che sono onestamente condivisibili. E per cui se si trova anch'io sono per votarlo. Io in assemblea di Area Vasta andrò fortemente con la proposta di Chiaruccia, vediamo come si comportano gli altri, vediamo se c'è lealtà e volontà di fare una discussione seria nell'interesse dei cittadini. Adesso c'ho un'amnesia. E l'altra cosa che chiedo, lo chiedo al Movimento 5 Stelle, ripeto, ci sono momenti delle strategie e momenti delle verità. Alla luce anche della convocazione dell'Assemblea di Area Vasta,
Io vi chiedo una sensibilità, anche un aiuto, perché poi avete un sindaco importante, Alfonso Ombrone, che pur nella sua posizione che io rispetto, però potrebbe dare una mano, perché non dare una mano poi si favoriscono certe scelte, anche quelle sono scelte politiche e sono scelte che portano delle conseguenze e si dovranno spiegare poi ai cittadini. E allora l'invito che io gli rivolgo è quello di dare una mano, se vogliono bene a questa città, a questo territorio, rispettando quelle che sono le loro volontà, perché poi sono tutte legittime e hanno una loro dignità. Quindi quella di ritirare la mozione, ma non di non arrivare a votarla, anche perché potrebbe essere già superata dall'assemblea di sabato, e in ogni caso, se non fosse superata, il Presidente della Regione mi ha inviato una lettera, come l'ha inviata al Sindaco di Pesaro, e io quella lettera, cioè quella proposta, se, ripeto, sabato non succedono altre cose e la Regione non assume altre decisioni, io la porto in Consiglio Comunale, perché è giusto che il Consiglio Comunale non sia il Sindaco. E il Sindaco ha sempre seguito le indicazioni degli ordini del giorno del Consiglio Comunale, perché Chiaruccia, è vero che poi il Sindaco incide anche sugli ordini del giorno, però è sempre stato riportato, e questo può essere un ulteriore aiuto per sabato mattina. E allora dico, in questo momento far votare quel documento è un errore politico strategico. Questo non significa che non voi dobbiate portare a casa il risultato che volete in termini politici, perché vi sarà data l'opportunità. Se così non fosse, io chiedo anche a quei consiglieri che voterebbero a favore, che io rispetto anche, perché poi non è che uno siamo in una dittatura, una maggioranza matura, anche la capacità di saper rispettare, i distinguo alcune volte, i sensi di responsabilità, che non siano troppi. Per cui noi siamo attenti anche a questo. Allora chiedo ai consiglieri, se il Movimento 5 Stelle non ritira la mozione, non dico di non farla votare, la portiamo al prossimo Consiglio, tanto il prossimo Consiglio in ogni caso dovremmo portare l'altra deriva, ripeto, se non c'è uno stravolgimento, se le cose probabilmente cambieranno sabato, se così non fosse chiedo di votare contro. Dopo andate a dire perché non sono contro quello o quell'altro, in questo momento ve lo chiede il Sindaco, in un'ottica, in un interesse generale della città, poi siamo ognuno liberi di fare quello che vuole, la gente, ripeto, la gente sa quelle che sono le nostre posizioni, ci sono i momenti della strategia, ci sono i momenti della verità, della spiegazione, del confronto che noi abbiamo con i cittadini, e io sarò il primo a confrontarmi e lo farò testa alta con le mie convinzioni, come ho sempre fatto. E lo dico anche a Guzzi, lo dico a Del Vecchio, lo dico a chi ha avuto un ruolo di responsabilità in questa città, in queste ore difficili, in questi giorni difficili, che per primi vivo con stress e intensità, una volta tanto proviamo a fare una battaglia tutti insieme, ognuno lavorando con i propri in giro nel territorio. Forse potrebbero esserci dei risultati diversi, ci potrebbero essere delle opportunità per questo territorio, che è un territorio che merita rispetto, che merita più determinazione e alcune volte meno piagnistei e più senso di unità e battagliero veramente nei confronti di chi opportunamente, senza avere alcune volte la ragione della propria parte, la vuole per forza. Questo è quello che mi sentivo di dire, non so se sono stato chiaro, se sono riuscito a trasmettere il pensiero, ma in queste ore non si scherza. E quello che faremo o non faremo avrà degli effetti. Ho capito? Ringrazio il Sindaco, e quindi siccome il Sindaco ha fatto una proposta al Consiglio del Movimento 5 Stelle, chiedo a Don Miccioli può rispondere alla proposta fatta dal Sindaco. Grazie Presidente, Adaro Miccioli, Movimento 5 Stelle Fano.
No, dai, a parte gli scherzi. Io, sindaco, condivido molto che questo è un periodo veramente, sono giorni intensi e di grandi decisioni, e si è appellato anche alla coerenza, no, giustamente. Questa mozione che noi stiamo presentando è veramente la dimostrazione che vogliamo essere coerenti anche con quello che abbiamo deciso in Consiglio Comunale. Non vedo perché dobbiamo aver paura di dire oggi che siamo coerenti con quello che pensiamo, comunque sia una cosa che ci può accomunare, no, in certi casi, dire no a Fosso Solio. Che cosa cambierebbe se la portiamo oggi o la portiamo un'altra volta? Se l'idea di coerenza è quella di dire no a Fosso Solio, io anzi direi che forse, perlomeno penso che ci siamo resi conto tutti che l'idea, la strategia politica da attuare in area vasta tra il Movimento 5 Stelle e il sindaco Tifano sia agli antipodi, ok? Poi chiaramente ognuno si prende le sue responsabilità, giustamente come ha detto lei, sindaco, però vista l'esperienza di tutti questi mesi, portando avanti Chiaruccia, portando avanti questa soluzione che purtroppo, anche se ha delle caratteristiche tecniche migliori di altri, però non viene valorizzato sotto questo punto di vista, ma deve essere valorizzato o viene valorizzato purtroppo o per fortuna dal punto di vista politico, allora dal punto di vista politico già da oggi diciamo che il Consiglio Comunale di Fano dice no a Fosso Seiore, ed è questa una cosa che intanto un po' ci può accomunare. Poi dopo, se lei vuol presentare la proposta di Chiaruccia in area vasta, lo faccia tranquillamente. Per noi purtroppo quella è una strategia perdente, e secondo noi invece cambiare completamente strategia a questo punto, visto che giustamente, come dice lei, sembra che le cose siano già scritte a questo punto, e di nuovo insistere con una cosa che non ha funzionato negli appuntamenti precedenti mi sembra veramente riduttivo, poi a questo punto quasi da perdente purtroppo. Allora noi gli diamo invece un altro consiglio: cambi strategia completamente, almeno ecco da quel punto di vista potrà dire. Cioè, senza di fare un altro intervento. Sì, no, per dire, insomma, per essere chiaro, quindi ecco, noi non la, anche secondo me, anzi, presentarla oggi è un aiuto eventualmente che noi possiamo darle in area vasta, non un inciampo, anzi, appunto, è un aiuto, perché è una cosa che accomuna gran parte di questo consiglio comunale, è una delle poche cose che forse ci accomuna da un certo punto di vista. Grazie consigliere Omiccioli, quindi consigliere Omiccioli chiede in sostanza di comunque mettere in votazione la mozione. Era arrivata anche una richiesta da parte del capogruppo Bacchiocchi ai firmatari dell'altra mozione, quindi se ci potete dire al consiglio comunale se viene accettata o meno la modifica. No, possiamo andare avanti magari. Allora, nel frattempo che prima di mettere in votazione, nel frattempo che voi decidete, possiamo affrontare l'interrogazione del consigliere Mirisola. Vai tu, chi va? Allora, consigliere Mirisola. Grazie, sono a tutti. Sono Aguzzi. E Aguzzi, no, no, guardavo sul matazzo, no, certo. Quindi interrogazione, dichiarazione ospedale unico. 5 minuti, consigliere Aguzzi, prego. Presidente, molto rapidamente. Parlando alcuni giorni fa con il consigliere Mirisola, parlando con me, quasi facevamo una battuta su quello che era stato detto dal consigliere comunale, oggi consigliere comunale a Fossombrone Chiarabilli, ex vice sindaco ed ex candidato per il Partito Democratico alla guida di quella città, che poi invece non lo è diventato perché ha perso le elezioni, questa è storia di recente. Però sulla stampa è uscito il fatto che questa persona, questo consigliere comunale, pochi giorni fa, durante un consiglio comunale, ha sostenuto che l'assemblea di area vasta era finita deserta, cioè in buona parte i sindaci si erano dileguati, un po' di tutte le parti politiche, diverse anche del PD, perché altrimenti avrebbero messo in difficoltà il sindaco di Fano e avrebbero fatto cadere la giunta di Fano. Cioè, se fosse passata la linea che stava, diciamo, prendendo piede, cioè quella di portare un nuovo ospedale a Muraglia di fatto, perché quella era la linea che stava emergendo in quel momento,
l'indirizzo era quello, come lo sarà, temo, nelle prossime ore. Comunque l'indirizzo era quello. Allora, in questo caso, questo consigliere dice una cosa che ci ha fatto un attimo sul subito quasi scherzare, poi ci ha fatto riflettere, e di fatto quello che ho sostenuto io anche prima nell'intervento, che se il nostro sindaco avesse tenuto una linea diversa da quella che ha tenuto, sarebbe stato messo in discussione da parte della sua maggioranza e chiaramente dal Partito Democratico, non è che nasce da un mio pensiero, è anche un mio pensiero perché un po' la politica la leggo. Questo non vuol dire che sia un qualcosa di immediato, che domani gli fate la sfiducia, però è chiaro che se il sindaco Seri facesse fino in fondo quel che vuol fare lui e non quel che vuol fare il PD non sarebbe molto contento, possiamo dirlo questo? E magari la maggioranza Fano potrebbe avere qualche scossone. Ecco, questo non lo dico solo io, lo dice anche qualche esponente politico del PD di questa provincia che comunque svolge ruoli rilevanti. Allora io chiedo, ma è così effettivamente, sindaco? Lei cosa ne pensa? Ecco, questa è la... Anche perché le do questo elemento, sindaco, che lei già sa, questa assemblea di area vasta convocata per sabato è stata cercata, proposta, forzata, non dal sindaco di Urbino Gambini che la presiede, bensì da un sindaco del PD molto vicino alla città di Fano, che amministra un comune molto vicino alla città di Fano, che oltretutto è anche un sindaco del PD che a suo tempo aveva insieme a me firmato quel documento per Carignano. Ho detto delle verità prima. Sì, allora è il PD che punta su Muraglia decisamente, e lo puntano anche sindaci di questo territorio, questo è grave. Quindi quello che io rimprovero a lei, sindaco, non è che sia colpa sua, rimprovero a lei di non aver avuto la capacità di unire per nulla i sindaci di questo territorio su una proposta credibile come poteva essere Chiaruccia, o soluzioni indubbiamente migliori quelle che stanno prospettando. Lo chiedo, ma è vero quel che dice Chiarabilli? Io e Mirisolo ci siamo chiesti e glielo chiediamo a lei, che se quella sera si forzava la situazione, non veniva a mancare il numero legale e lei teneva una determinata posizione, il PD di Fano le avrebbe tolto la fiducia? Grazie consigliere Aguzzi, e la parola ora al sindaco per la risposta. Allora, noi sappiamo benissimo che nei consigli comunali, quando ci sono i dibattiti, si dice di tutto di più, poi magari alcune volte non si è neanche presenti, non si ha le informazioni che si hanno. Mi viene in mente un'altra immagine che è girata su Facebook di un intervento di un consigliere comunale, per esempio in un consiglio a Pesaro, che fece, adesso non, per correttezza non cito, il problema sono i fanesi. Adesso. Allora, intanto diciamo come sono andate le cose in quella assemblea di area vasta. I sindaci che sono usciti non erano del PD, erano dentro. Io sono rimasto dentro, concordato con quelli che erano usciti, con qualcun altro anche del PD che la pensava come me, che se la questione si fosse messa ancora peggio avremmo determinato ulteriori uscite. In realtà quella è stata una mossa per sventare un blitz che è sotto gli occhi di tutti, che poi è stato reiterato in queste ore, e lì si deve riconoscere la determinazione che il sindaco di Fano ha portato in quella occasione. Quegli usciti non erano sindaci PD, anzi erano, non so, penso non ne sia uscito neanche uno, ci erano rimasti tutti dentro perché erano, non determinavano la maggioranza, quindi è chiaro che non ha fondamento. Però mi dà l'occasione per dire una cosa: io voglio ringraziare il PD di Fano perché, pur è un gruppo numeroso e quindi in gruppi numerosi ci possono essere anche alcune volte posizioni individuali, ma come è normale che ci sia, però su tutte le scelte che abbiamo fatto c'è sempre stato, questo lo dobbiamo riconoscere. E un'altra cosa che voglio evidenziare in questa occasione, voi avete, poi nel gioco delle parti, nel gioco della politica, non potendomi attaccare sulle cose, sulle tante cose che stiamo facendo, con un pizzico di fortuna, con determinazione, con intuito, con capacità di cogliere le occasioni, ci sta tutto nel fare le cose, avete sempre giocato
sul fatto il sindaco di Fano è succube del sindaco di Pesaro, il sindaco di Pesaro determina, detta la linea e gli altri sull'attenti eseguono, il PD pesarese determina la linea su quello fanese e penso, e qui Stefano lo deve riconoscere, che non è stato proprio così, perché se c'è proprio una cosa che non si è fatta è proprio quello di non tenere la linea e penso che qualche antipatia me la sia creata in questo anno da sindaco nella città di Fano. Poi è vero, c'è stato il primo anno quando ci si insedia, c'è un cambio di amministrazione, tutto quanto, è tutto in salita, non si nasce imparati, c'è una fase di rodaggio con delle difficoltà oggettive e quindi il primo anno è stato veramente difficile, voi non ci avete giustamente risparmiato nulla, non ci siamo fatti mancare niente, perché in questa città tutti i problemi ce li siamo trovati, tra quelli che c'erano, tra quelli naturali, tra tutto, sta capitando tutto, però stiamo anche dimostrando che insomma stiamo cercando delle soluzioni, delle risposte, magari in alcuni casi ci impieghiamo un po' di più, ma su tutto. Ringrazio il sindaco, la parola di nuovo al consigliere Aguzzi per la replica. Prego. Io ho premesso prima che questa interpellanza è nata quasi da una battuta, però è una battuta che di fatto raccoglie in parte una grande verità. E per quanto tu sindaco, onestamente ti riconosco anche un tuo modo di fare, non tanto e solo capace, ma anche onesto, e questo non c'è dubbio, però che comunque questa cappa del Partito Democratico, che sia quello di Fano, che sia parzialmente quello di Fano, che sia quello provinciale, che sia quello regionale, che comunque tu hai, è indubbia. Oh, ci sta, è il partito di maggioranza relativa, ci sta, però che alcune scelte, come quella sulla sanità, ma come quella dell'ASET ad esempio, con una fusione che è 3 anni che tarda ad arrivare, chissà se arriverà, perché ancora anche la delibera che è in discussione non dice niente, per capirci, è un ulteriore atto di indirizzo, non è che approviamo nessun piano industriale, l'ho letta prima, pensavo fosse qualcosa di più sinceramente, speriamo che arriviamo presto al dunque, la voterò a favore, capiamoci, però voglio dire, un po' di queste cose è indubbio che sono il gioco delle parti interno al Partito Democratico, che ha una difficoltà a coniugare le sue posizioni perché occupa tutti i posti di potere, sia la regione che la provincia che la maggior parte dei comuni eccetera, e stritola nel mezzo tutto quello che non è PD. Allora un conto è stare all'opposizione dall'altra parte, si è contro e buonanotte, chi sta insieme al PD come lei sindaco, come altri consiglieri di questa maggioranza, è schiacciato, mortificato ogni giorno nelle sue posizioni e deve in qualche modo barcamenarsi, lei devo dire si sta barcamenando tutto sommato benino, però questo non riesce a dare garanzie di buon governo e di buona iniziativa a questa città, e il fatto che su Chiaruccia, che anche dal mio punto di vista è il punto migliore, il modo migliore, lei non è stato capace di portare un solo sindaco di questa vallata, tant'è che i sindaci del PD vicinissimi al comune di Fano, che amministrano comuni vicinissimi al comune di Fano, invece di essere con lei a favore di Chiaruccia, sono in prima linea a lavorare su Muraglia. Vuol dire che c'è un problema serio. Allora quando io le dico, si ponga il problema di mandare a casa il Partito Democratico dal governo di questa città, lei lo può fare, non le pongo una questione da poco, ma comunque le pongo una questione reale. Quindi ha espresso la soddisfazione o meno? Insoddisfatto, perfetto. Allora, abbiamo terminato anche l'interrogazione, quindi dobbiamo passare alla votazione delle mozioni, quindi chiedo ai proponenti del punto numero 2 se accettano le modifiche. Qui capisco che c'è stata un'ulteriore proposta di modifica, quindi sulle modifiche proposte dal consigliere Pacchiocchi i proponenti della mozione hanno fatto un'ulteriore modifica. E al bagno di modifiche dicevo io adesso.
Allora, consigliere Bacchiocchi. Prego, concludete. Senza sospendere il consiglio, perché poi dopo ci vuole più tempo, dobbiamo fare anche l'appello. Cercate di confrontarvi. Il problema è col titolare di consiglio, come dicevamo prima. Consigliere Aguzzi, facciamo riferimenti. Sempre quelle prima, diceva. Ognuno è responsabile di quello che fa e non sono altre persone responsabili, no, per gli atteggiamenti, questo in generale, non nella vita. Però il sindaco è vero che può mandarvi via, quindi per le di parità. Ma vi state proponendo la sostituzione, adesso siamo alla sostituzione? No, mi sembra molto esplicito, è tutto registrato. No, è elezione anticipata. E io martorizzata, vabbè. Elezione anticipata. Allora, eccola. Nessun cambio di maggioranza, elezione anticipata. Io devo tenere un profilo istituzionale, quindi vogliamo votare insieme al referendum per risparmiare le comunali. Guarda, se votiamo anche le comunali voto sì al referendum, no. No, sì, non riesco a votarlo neanche se mi porti i valenti. Mi stanno chiedendo così, stiamo aspettando la sintesi della. Sono le colombe al lavoro. Dove stanno? Sfuggiva il dito. Mi sono levato, sono le colombe, io sono un falco. Dico ai consiglieri intanto, visto i consiglieri che possono ascoltare, e visto che delle persone che sono interessate a delibera di ASET hanno fatto fino adesso, io direi poi di comunque iniziare la discussione di ASET. Era un po' l'impegno che ci siamo presi di arrivare intorno alle 11:30, 11:15, quindi direi di iniziarla. Direi di iniziare, però persone che hanno aspettato fino adesso, io pensavo che si concludesse. Vediamo se parte il dibattito, poi continuiamo domani. Se invece c'è, insomma, una soluzione, un atteggiamento diverso, possiamo anche pensare di concludere questa sera. Vediamo come parte la discussione. Scusate consiglieri. Se trovate una sintesi, bene, se no. Ma volete chiudere per fatto, se non da croce, ma lasciamo la perdita in qualche modo. Allora.
Allora, consigliere Battiocchi, avete raggiunto qualche accordo? Chiedo ai consiglieri di tornare al loro posto, per cortesia. Noi l'avremmo trovato. Dico ai consiglieri che anche se noi in questo momento stiamo aspettando una sintesi, ma comunque la ripresa sta continuando, quindi ecco, cerchiamo di mantenere un atteggiamento adeguato al Consiglio Comunale che non è interrotto. Allora, è stata trovata una sintesi? È stata trovata una sintesi? Questa è la nuova, il nuovo dispositivo. Però è Davide che ti danno di scrivere tutto. È d'accordo anche la Presidente? La mediazione della Democrazia Cristiana funziona? Allora, intanto do lettura, dopo poi il Consiglio del Vecchio farà la modifica nell'originale, do lettura di come verrà modificata, di come viene modificata la mozione. E praticamente impegna il Sindaco e la Giunta, quindi avremo un solo capoverso, al mantenimento del presidio Santa Croce di Fano al fine di garantire i servizi all'ospedale di Fano anche dopo l'eventuale decisione della Regione Marche sulla localizzazione del nuovo ospedale provinciale. Questa è la modifica che in accordo con tra i consiglieri. Va bene? Correggo? Allora venga qua, correggo. Il presidio anche nella legge regionale, cioè, quindi non è che scrivi una cosa assurda. Venga qua. Allora, una volta che tu hai fatto l'ospedale 1, scusa, Hermann, Cagli e Pergola, ma io ti fai sì, rimane tutto la battuta. Rosetta, la mia lei deve essere super parlo, no, lei non può influire. No, no, voglio solo capire, perché anch'io voto, no, voglio solo capire, perché italiano. Allora, allora, mentre il consigliere del Vecchio modifica la mozione in originale, quindi aspettiamo un attimo che finisce la trascrizione e poi mettiamo in votazione le mozioni. Quindi iniziamo dal punto numero 2 e poi mettiamo in votazione il punto numero 3. Chiedo ai consiglieri di prendere il loro posto per cortesia. Nell'atto della votazione di fare molta attenzione perché la segreteria deve registrare il vostro voto, quindi io magari dirò quali sono i gruppi che votano a favore o contrario, però cerchiamo di fare questa operazione con molta precisione e anche con molta tranquillità per evitare dei fraintendimenti. Terminato il consiglio del Vecchio? No, posso prestare. C'è Git Malista? Sì. No, non capisco. Grazie.
Cioè, ha fatto un minuto di silenzio. Ha fatto un minuto di silenzio. Non è vero. Per quanto suono. Non gli hai detto tutti quello. Io lui può usare il tempo come vuole. Poi devi togliere la parola. Con voi faccio, lo leggo, lo faccio. Questa testa. No, ho fatto un minuto di silenzio. A proposito, io gli ho detto che lo fa la presidenza. No, è che tu non arrivavi, quindi ho fatto un minuto di silenzio. Scusate. Allora, il consigliere Del Vecchio ha trascritto, quindi metto in votazione. Come? Allora, rileggiamo la mozione, il punto numero 2. Mozione urgente per la convocazione del Consiglio Comunale monotematico sulla sanità, inizialmente insomma, a firma di Del Vecchio, Magrini, Santorelli, Minisola, Aguzzi. E a questo punto, visto che è stata modificata, la firmano anche gli altri consiglieri? Ok, no, no, chiedo. Allora, do lettura del dispositivo modificato. Quindi impegna il sindaco e la giunta, eliminiamo i due capoversi presenti e se ne inserisce uno riformulato. Quindi impegna il sindaco e la giunta al mantenimento del presidio Santa Croce di Fano al fine di garantire i servizi all'ospedale di Fano anche dopo l'eventuale decisione della Regione Marche sulla localizzazione del nuovo ospedale provinciale. Quindi pongo in votazione la mozione così emendata. Favorevoli? Quindi sono 20. No, 19. Ah, sulle mani in sulle mani di quelli che sono favorevoli. In altri cuori. 20, cioè Ciarone e loro due no, 20. No, neanche la per Paolo. Cara, tu non hai votato? No, no, 19. Allora, contrari? Non ha votato. Contrari? Contrario nessuno? Contrario nessuno e 4 astenuti. Astenuti? 4 astenuti. Quindi il dato è, abbiamo detto, 19 favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti. Quindi la mozione è approvata alla unanimità. Ora pongo in votazione il punto numero 3. Mozione accordo di programma per l'ospedale unico a firma dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. Favorevoli? Allora, Luzzi, Serra, Fontana, Omiccioli e Pierpaoli. Se tanto mi da tanto ne vedremo delle belle. Contrari? Astenuti? Astenuti, Minisola, Del Vecchio, Magrini, Aguzzi e Santorelli. 10, 13, ritorno. Quindi sono 5 favorevoli, 13 contrari e 5 astenuti. Quindi è bocciata a maggioranza. Allora, passiamo quindi, sono le 23.05 qui da me, e quindi iniziamo la trattazione del punto numero 4 che è l'ASE, poi vediamo come parte il dibattito, eventualmente continuiamo domani, ma questo per rispetto, no, ci sono ancora delle persone, no, ci sono, per rispetto di chi è comunque rimasto. Cominciamo la discussione. Veniamo domani alle 7:30. Abbiamo detto che fino all'11:30, 11:15 al massimo saremmo rimasti utilizzando la sala. Quindi iniziamo e poi continuiamo domani. Sono 11, no, questo non è niente. Abbiamo preso un accordo in capigruppo. 11:30 sono ancora 25 minuti. Allora, conferma progetto di fusione tra ASET SPA, società incorporante, e ASET Holding SPA, società incorporata. Questa delibera è andata in quarta commissione con 4 favorevoli e un astenuto. È necessario
è necessaria una spiegazione? Ampia relazione. Allora, una cosa... parola al sindaco, e se c'è necessità c'è anche presente il dottor Celani, che ringrazio per la presenza. No, sarò telegrafico perché Guzzi nel suo intervento aveva già fatto riferimento. In realtà la delibera di oggi fa riferimento all'ultima delibera che abbiamo portato in Consiglio Comunale, dove dicevamo in attesa dell'ulteriore parere che avremmo riportato per un'ulteriore riconferma di questo processo di fusione, avremmo rifatto un passaggio in Consiglio Comunale. In realtà è questo, non fa altro che riaffermare la vecchia delibera. Dopodiché si è proceduto, i consigli di amministrazione hanno già deliberato il progetto di fusione, il piano industriale e lo statuto, è già stato distribuito a tutti i soci, ai comuni dei soci, ci siamo anche visti, abbiamo fatto un incontro, hanno condiviso anche i contenuti e tutti quanti ci siamo presi l'impegno di portare, poiché nel mese di novembre siamo anche fortunati, sono tutti i comuni hanno consigli programmati, quindi nei consigli del 28 e del 29 porteremo la delibera dove prenderemo atto del piano di fusione, del nuovo statuto e del piano industriale, e con quella delibera si darà mandato al sindaco di partecipare all'assemblea dei soci per l'approvazione definitiva, e a quel punto si è chiuso il passaggio di fusione, e questo avverrà entro il 31-12, quindi dopo l'approvazione in consiglio entro il mese di novembre ci sarà l'assemblea che faremo prima di Natale, e dopodiché scattano soltanto i tempi delle pubblicazioni, ma nei fatti la fusione è avvenuta e poi si concluderà con l'atto notarile che prevediamo intorno a marzo, ma che però avrà effetti dal 1 gennaio 2017. Quindi era per dire, la delibera di oggi semplicemente riafferma quella dell'ultima volta. Avevamo detto che avremmo fatto un ulteriore passaggio ed è questo. Grazie sindaco, ci sono domande tecniche per cui magari è richiesto un intervento il dottor Celani, se non sono domande tecniche chiedo se sono... Prego, allora venga pure qua su, venga qua, consigliere Del Vecchio. C'è qua una sedia, si può colare il dottor Celani? No, c'è una sedia là vicino a Santorelli. C'è qui, c'è qui. Prego. Consigliere Del Vecchio, faccio sì. Pure la sua domanda. No, volevo capire questo, visto che abbiamo portato in commissione che presiedo, garanzia e controllo, e sono venute, visto che, ripeto, abbiamo portato in commissione garanzia e controllo entrambe le società, no? Per ovviamente la valutazione rispetto proprio al processo di fusione, e nella discussione che era emersa all'interno della commissione, entrambe i tecnici, in quel caso delle società, ci avevano riferito, quindi anche a verbale, che i passaggi tecnici per arrivare alla fusione erano di fatto terminati per quel che riguardava il Consiglio Comunale, così ci avevano detto, e invece sarebbero andate avanti, perché quello sarebbe stato il processo di fusione, con l'approvazione nei rispettivi CDA, come è avvenuto, credo, il processo di fusione, per poi terminare lì, nel senso che in Consiglio Comunale non ci devono tornare di nuovo, come invece oggi stiamo facendo e discutendo. Questo era emerso dalla discussione, perché ovviamente era una delle domande che non ho fatto solo io, ma ha fatto anche altri consiglieri, cioè i tempi e i passaggi per capire appunto se tutta la procedura si terminava in un tempo ragionevolmente breve, oppure se ci voleva un tempo maggiore rispetto alla promessa di chiuderla entro il 31-12-2016. Invece vedo che oggi, infatti con sorpreso, visto anche quanto sono stati in capigruppo, che c'è invece questa delibera in Consiglio Comunale, che oggettivamente io l'ho letta, anche perché non è molto lunga, dice tutto, non dice niente, tra virgolette, una sorta di atto di indirizzo ulteriore rispetto a quello che abbiamo già approvato
in precedenza, che buona sostanza è questo, quindi volevo capire perché adesso veniamo in consiglio a ratificare di nuovo quello che avevamo già deciso di fare, in buona sostanza, e visto che proprio i tecnici ci avevano detto che i passaggi successivi sarebbero stati le approvazioni nei rispettivi CDA, per poi andare alla fusione vera e propria, come ha indicato già il sindaco, perché il sindaco è andato su mandato nostro, del Consiglio Comunale, che ne siamo, deteniamo la proprietà, all'assemblea dei soci a votare appunto la fusione, cioè a dire noi siamo d'accordo ad andare avanti sulla fusione, quindi il CDA mette in atto questa strategia. Ecco, questo volevo capire, il perché c'è questi passaggi, il perché siamo qui a discuterne oggi, ecco, prima di andare avanti con tutto il resto. Grazie consigliere Del Vecchio, ci sono altre domande? Ci sono altre domande, chiedo al dottor Celani di rispondere. Rispondere all'inquisito che ha posto il consigliere Del Vecchio. Ma essenzialmente consigliere. Deve dire il nome? Sì, Pietro Celani, dirigente competente in materia di società partecipate. Ma per essere assolutamente aderenti a quello che era il contenuto della precedente deliberazione, avremmo anche potuto evitare di fare questo passaggio, però proprio in ossequio a quello che aveva detto il Consiglio Comunale, noi oggi proponiamo al Consiglio Comunale di sciogliere la riserva tecnica e quindi di recepire il parere che ho richiesto al professor Perfetti dello studio Bonelli, che diciamo così dà l'ok sull'operazione paventata dal Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale aveva detto il mio atto di indirizzo è quello, però mi riservo di, quindi avremmo potuto evitare, quindi avremmo potuto anche dire ok, andiamo avanti, portiamo in Consiglio Comunale direttamente statuto, piano e quant'altro. Non saremmo stati perfettamente in linea con quelle che erano le indicazioni espresse e deliberate dal Consiglio. Grazie dottor Celani, c'è un'altra domanda da parte del consigliere Fontana, prego, si avvicini. L'avevo anche fatta in commissione. Sì. Ma io non c'ero, grazie. No, una domanda, perché questo. Non tocchi il microfono? Ah, ok. Dovrei dire il nome, no, basta, no. Fontana, Movimento 5 Stelle. No, vabbè, quello di prima. Quello no. Di prima. No, una domanda veloce, no, l'avevo già fatta in commissione, cioè, una risposta in pratica è stata data, però non so, per aggiornare anche gli altri. Il perché non si è aspettato l'ultimo decreto Madia prima di proseguire su questa strada, anche perché ci potrebbe essere, qualcuno dice è remota la possibilità, però potrebbe esserci l'opportunità di dover cambiare lo statuto, perché se il decreto Madia apporterà qualche variazione ulteriore, c'è questa possibilità e quindi si dovranno spendere altri soldi, pochi, non lo so quanti, però per modificare nuovamente il tutto, insomma, si poteva aspettare un'altra mesata, come sono dirsi, perché a fine mese dovrebbe venire pubblicato. Grazie consigliere Fontana, e dottor Celani risponde subito. Ma sempre per lo stesso motivo che ho detto prima, nel senso che il Consiglio Comunale ci ha dato tempi, ci ha dato una tempistica molto precisa e articolata che abbiamo voluto rispettare. In ogni caso, ecco perché questi tempi, questo timing se l'è dato il Consiglio Comunale, anzi siamo leggermente in ritardo. In ogni caso, leggendo il parere del Consiglio di Stato, che presumo, perché poi ovviamente non è vincolante, non mi pare di intravedere teoricamente nel decreto che dovrebbe arrivare relativo ai servizi di interesse economico generale particolari problematiche. Ecco, questo sì, almeno da quello che abbiamo letto. Poi ovviamente tutto è opinabile, perché la materia è una materia... Esatto, sì. Sì, no. Io riterrei ragionevolmente che questo non sia possibile sulla base del parere che abbiamo letto del Consiglio di Stato. Poi ovviamente il legislatore è libero in qualunque momento, però a questo punto il concetto è non facciamo mai questa operazione perché attendiamo sempre una norma che non c'è. No, però il concetto è il Consiglio ha dato un timing che stiamo cercando di rispettare. Grazie, Torcelani. Se non ci sono altre domande, ho un primo intervento prenotato, il consigliere Severi. Prego. Chiaramente torniamo adesso ai 5 minuti, prima abbiamo utilizzato 10 minuti per la sanità, quindi torniamo ai 5 minuti di regolamento per ogni intervento. Prego. Sì, parto dicendo il nome, Riccardo Severi. No,
non avevo dubbi che il parere del professor Perfetti andasse verso la direzione auspicata dal Consiglio Comunale e dalle strutture amministrative di questo comune. Non avevo dubbi che a fornire il parere fosse il professor Perfetti, indicato in una quaterna di nomi da parte dei diciamo del funzionario addetto alla scelta di questo nome. Un dubbio però ce l'ho, e il dubbio riguarda il perché il Consiglio Comunale non è stato reso edotto di tutti i documenti riguardanti questo parere. L'Aset Holding, di cui il Presidente si è dimesso, no? in segno anche tra virgolette di protesta, no? Aveva richiesto un parere suo proprio per capire se quel parere del professor Perfetti avesse la completezza dell'indagine richiesta, parere che era stato in qualche modo portato nelle mani degli amministratori comunali, era stato portato nelle mani della dirigenza comunale, ma è stato completamente disatteso questo parere. Non è stato nemmeno allegato fra i documenti che i consiglieri comunali dovevano avere disponibile nel loro tablet, nel loro diciamo computer, per capire se quell'analisi era completa. E quell'analisi non è completa, è un'analisi parziale che non tiene conto di un aspetto preponderante da sempre evocato da me e anche da altri consiglieri che sono intervenuti in questo consiglio sulla questione del gas, che era una delle questioni forse più rilevanti nell'ambito di questa fusione, però questo è stato sottaciuto. E io qui oggi chiedo, mi rivolgo prevalentemente ai consiglieri della maggioranza del Partito Democratico e della maggioranza di centrosinistra, perché in anni passati si è in qualche modo fatti forza per far presente che quella fusione, così come impostata dal centrodestra, aveva delle criticità che andavano in qualche modo rimosse. Ci eravamo fatti anche in qualche modo interpreti di queste criticità, nominando un advisor nominato attraverso un regolare bando pubblico, dove in qualche modo il soggetto indicato, Aset Holding, indicava attraverso una selezione l'advisor, che era lo studio di Boldrini. Ora, quel progetto, quell'advisor che doveva essere di ausilio al Consiglio Comunale e all'Aset e al Comune per in qualche modo portarlo sulla scelta migliore, ci ha dato una risposta che non è stata bene. Ora devo capire se non è stata bene alla politica o non è stata bene all'amministrazione, intesa come tecnica di questa partita. L'amministrazione perché veramente quello che mi sorprende è che oggi come centrosinistra andiamo a votare quello che di fatto era il progetto portato avanti dal centrodestra, tale e quale. Cioè io inviterei a riprendere in mano il documento, il piano industriale redatto dal centrodestra e cambiando solo l'intestazione, il carattere grafico, diciamo, di questo progetto, ritroviamo tale quale quello che è il progetto che oggi andiamo a votare. E io su questo, signori, non ci sto. L'ho sempre detto che quello lo ritenevo un progetto non coerente con quelle che erano le aspettative di questa città e di un'amministrazione di centrosinistra che deve avere sulla gestione dei servizi un'onda lunga, un movimento di riforma vero. In realtà noi non facciamo nulla di tutto questo. E quello che mi preoccupa di più è che in quel piano industriale che era stato presentato qualche mese fa dallo studio Boldrini si mettono in evidenza tutte le lacune di questo progetto di fusione, un progetto che non serve a nulla, lo dice Boldrin tranquillamente tra le righe quando dice se si deve fare il progetto di fusione, vabbè, la soluzione migliore sarebbe quella che l'Aset Holding incorpori, l'Aset SpA, questo dice Boldrini.
un attimo presente, però bisogna che finisco questa cosa perché allora dopodiché si parlano di vantaggi economici che nello stesso piano industriale non sussistono, non esistono. E allora signori, io inviterei, visto che prima abbiamo parlato di un tema importante qual era la sanità e quindi il bene comune, a riflettere anche sul concetto di bene comune. Vogliamo portare oggi la nostra città a spendere oltre quasi, io dico, 800.000 euro se va bene per fare una fusione che fra qualche settimana, forse fra un anno circa, dovremo andare a rivedere in toto. E su questo io veramente inviterei il centro-sinistra a fare una riflessione. Noi oggi andremo a votare un progetto che voleva fortemente la giunta di centrodestra. Perché? Ci sarà un motivo, ci sarà una riflessione da fare. E poi pongo una domanda anche al segretario comunale. È legittimo quello che stiamo facendo in questo momento? Cioè il fatto di dire un parere dell'advisor indicato attraverso una procedura competitiva non lo accettiamo. Accettiamo un parere dato da un professore autorevole, peraltro conosciuto da questa amministrazione, e due pareri che sono diametralmente opposti. Allora io che sono consigliere comunale e non sono un tecnico, quale dei due pareri devo scegliere? Quello dello studio di Boldrini o il parere del professor Perfetti che mi dice il contrario di tutto quello che mi ha detto il mio advisor indicato e scelto secondo una procedura e pagato 10.000 euro peraltro. 10.000, non so come è venuto fuori questa spesa di 10.000 euro, questa somma, anche perché gli è stato fornito anche il parere di CAIA, no? a sto professor Perfetti, quindi sicuramente lui ha seguito un po' quella che era l'onda lunga indicata dal professor Cai, peraltro altrettanto professore autorevole ed esimio. Quindi l'invito è, signori, riflettiamo bene su quello che facciamo. Io ritengo che questa non è una scelta fatta dalla politica, ma una scelta imposta dalle amministrazioni, da funzionari tecnici che non sono certamente stati eletti dai cittadini, e noi come cittadini invece dobbiamo esprimere le nostre decisioni e non quelle di altri. Allora, grazie consigliere Del Vecchio, sono intervento dopo tutto un certo interventi. Sì. Come? C'è un invento nuovo che non sapevo. Posso fare una domanda? Venga qua per cortesia con la domanda. No, la domanda è molto, molto semplice, siccome un consigliere comunale ha posto una questione, sinceramente non è nuova, è un suo legittimo punto di vista, eccetera, ma però ha posto una questione dicendo alcuni documenti che lui ritiene importanti, non so come ne sia a conoscenza, non ci sono stati forniti. E qui io chiedo, non so, all'apparato tecnico a questo punto, non c'è stato fornito, cosa non c'è stato fornito e perché non c'è stato fornito? Mi preoccupa questa cosa, cioè, votiamo un qualcosa di importante, non vorrei che votiamo un qualcosa che poi abbia delle cose, questioni di illegittimità o di non conoscenza. Allora, la delibera 5 allegati comunque, dottor Celani, prego. No, avrei chiesto la parola in maniera anche impropria, però anche per una questione anche per una questione di onorabilità professionale mia personale. Il documento che cita il consigliere Severi non c'è mai stato fornito da Asset Holding ufficialmente, c'è stato rappresentato dal presidente del loro collegio. Non ci è stato dato ufficialmente, quindi io non lo acquisisco agli atti se chi lo ha richiesto non ha il coraggio di notificarcelo e di spiegare il perché. Adesso, ma il dirigente ha risposto. Ma io sono legittimo o illegittimo? Allora, per quanto mi riguarda, consigliere Aguzzi, lei vota in maniera assolutamente legittima. Però, ripeto, è una mia questione di onorabilità professionale, io non posso dar conto in una delibera di un documento che non mi viene fornito. Faccio anche presente che questo documento è stato citato nella delibera di approvazione del progetto da parte del CDA, prendendone esclusivamente atto, senza neanche sapere in quella delibera se viene condiviso o meno, perché se ne prende solo atto. Punto. Ufficialmente al Comune di Fano non è stato trasmesso. Dico poi un'altra cosa, la sintesi rispetto alla problematica giuridica è stata fatta dal professor Perfetti, in quanto il sottoscritto ha ritenuto traballanti le osservazioni dello studio Camporesi, per cui il Consiglio Comunale, che cosa ha fatto? Ha detto diamo a un terzo
questo caso, professor Perfetti, la soluzione di questo problema. Quindi, consigliere Severi, non è esattamente corretto quello che lei dice, cioè non è che è una questione tra Camporesi e Perfetti. Perfetti risolve un'antitesi che si è creata tra gli uffici e lo studio di Camporesi. Questa è la realtà, ecco, per essere chiari. Il dirigente ha dato ampia spiegazione. Allora io a questo punto chiedo se ci sono altri interventi. Se ci sono per domani. Come? Domani o dopo l'intervento suo? Ci sono. Allora a questo punto quindi i consiglieri vogliono chi vogliono interrompere il consiglio, non vogliono concludere. Ancora 10 interventi. Allora, voglio capire perché io non ho nessun intervento qua. Perché, sì, però se i consiglieri mi dicono domani interveniamo, quindi c'è l'intervento di Santorelli, Puzzi, allora un discorso, se non c'è maggioranza, se non c'è nessun intervento, ovviamente l'avremo chiusa qui. Allora, siccome ci sono altri interventi, a questo punto ho preso l'impegno di chiudere. Durante questa notte. Non facciamo battute, consigliere Santorelli, non c'è bisogno di chiarire, si è stata posta delle domande, il dirigente ha risposto. Allora, siccome ci sono diversi interventi previsti, ci aggiorniamo a domani. Ci aggiorniamo a domani alle ore 19:30. Mi dispiace per chi è rimasto. Ci vediamo domani. Grazie a tutti. Il consiglio termina alle ore 23:32.